Buongiorno a tutti, mi scuso per il ritardo con cui stiamo iniziando stamattina, principalmente dovuto ad alcuni contrattempi dell'interprete di lingua araba che assisterà la relazione dell'Avvocato Generale dell'Egitto Gurgius Kamel Samir, ma sta arrivando, è questione di pochissimi minuti. Prima di tutto alcuni annunci di carattere tecnico. Per il rilascio dell'attestato di partecipazione a questo seminario occorre apporre la propria firma sia all'ingresso sia all'uscita. Ovviamente uscita si intende oggi al completamento della sessione pomeridiana, quindi sia stamattina che di pomeriggio. Chi non l'ha fatto lo faccia presente se è andato via ieri pomeriggio ma ha partecipato alla cena, quindi può recuperare la firma di uscita di ieri sera. Altra piccola informazione, ieri sera abbiamo ascoltato alcuni brani tratti da storie di vita di migranti, molte di queste sono tratte da una pubblicazione del Jesuit Refugee Center e del Centro Astalli, che si trova disponibile in copia nello stand della sala delle associazioni che è al piano terra del Centro Astalli, fino, come si dice in questi casi, ad esaurimento copia. È una pubblicazione che vale veramente la pena di essere letta. All'esaurimento copia potrete scaricarla liberamente da internet, si intitola Soccorsi e poi punto interrogativo. Vi invito ancora una volta a visitare nei momenti di pausa, all'ingresso, all'uscita, gli stand delle associazioni che sono impegnate nell'accoglienza nel nostro territorio. Vi aggiungo che il video di Emergency viene proiettato a ciclo continuo nello stand di Emergency che è sempre sotto. Si tratta di un video che è stato realizzato appositamente per questo seminario e che illustra le loro attività a Siracusa. Annuncio altresì che gli atti preparatori di questo seminario, perché è come se questo seminario fosse un po' il piano terra, il primo piano di un lavoro che ha le fondamenta nei mesi che ci precedono, che precedono questo momento. I lavori preparatori con l'acquisizione di dati del Ministero degli Interni sui flussi migratori divisi negli anni e nei territori, i lavori delle prefetture, delle questure, del nostro distretto e delle commissioni territoriali del distretto che ci hanno fornito una serie di dati importantissimi sui numeri dell'accoglienza e delle procedure di protezione internazionale saranno pubblicati nei prossimi giorni, la settimana prossima, nei siti internet di Magistratura Democratica e Movimento per la Giustizia. Chi è interessato comunichi la propria email alla reception, vi informeremo comunque di questa pubblicazione. A seguire, sulla rivista Questione Giustizia Online saranno pubblicati invece gli atti del convegno, quindi se tutto va bene e avremo raccolto tutte le relazioni degli ospiti che si sono avvicendati qui al seminario. Ho completato i miei annunci, possiamo riprendere sui contenuti del nostro lavoro. Ieri abbiamo capito perché si migra dall'Asia e dall'Africa verso l'Europa. Oggi cerchiamo di capire innanzitutto come si migra, come si svolge questo percorso, a partire dal viaggio per mare dei migranti fino ad arrivare all'approdo, all'accoglienza. Due grandi eventi dell'ottobre del 2013 segnano una svolta nell'approccio delle istituzioni italiane nel soccorso in mare dei migranti che approdano sulle coste dell'Italia e quindi dell'Europa. Il 3 ottobre del 2013 perdono la vita al largo di Lampedusa 366 migranti, moltissimi dei quali di nazionalità eritrea. L'11 ottobre 2013, appena una settimana dopo, episodio meno ricordato ma non meno tragico e straziante per tanti motivi, in acque internazionali questa volta perdono la vita oltre 260 persone, quasi tutti siriani, molti bambini, nell'affondamento di un barcone, e ciò a causa di un mancato rispetto delle zone SAR, di competenza, Search and Rescue, di competenza nel soccorso in acque internazionali, una sigla, un logo che abbiamo imparato a conoscere noi
giudici e magistrati del distretto di Catania e che l'ammiraglio Filippo Maria Foffi ci spiegherà che cosa sia. Inizia così l'operazione Mare Nostrum, appena poche settimane dopo, con un duplice obiettivo: il salvataggio delle vite umane dei migranti in un vastissimo ambito territoriale, le acque internazionali, fino ad arrivare nell'ultimo periodo anche nelle acque territoriali libiche, e il perseguimento penale degli autori del traffico illegale dei migranti. Dopo più di un anno di esperienza di Mare Nostrum, possiamo dire che il lavoro svolto in sinergia dalla Marina Militare Italiana, dalle altre forze di polizia e dagli uffici giudiziari impegnati nelle indagini e nell'accertamento dei reati associativi e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ha fatto un salto di qualità, ha permesso di squarciare il velo sulla vita e sull'esistenza di organizzazioni transnazionali dedite al traffico dei migranti, di cui prima sapevamo veramente ben poco. Si è potuto così operare il sequestro di natanti, anche di navi madri, l'arresto in acque internazionali e la condanna di numerosi non solo membri degli equipaggi, ma basisti locali, quadri intermedi e anche capi delle organizzazioni dedite a tali traffico. Arresti avvenuti anche in Egitto. La presenza del procuratore nazionale antimafia e dell'avvocato generale Camille Samer Gugius sono la testimonianza di questa cooperazione giudiziaria che prima non era pensabile. Questa azione, è importante dirlo e ci teniamo con orgoglio, si è saldata ad un'opera giudiziaria di interpretazione delle norme di diritto interno e di diritto internazionale a partire dal protocollo di Palermo sul traffico dei migranti, attraverso un duplice obiettivo: l'affermazione della giurisdizione penale italiana, ma non sarebbe solo italiana, di qualunque Stato che si venga a trovare in quella situazione in acque internazionali per i reati connessi al traffico dei migranti, e la legittimità dell'esercizio dei poteri coercitivi, cioè sequestro e arresto di persone in acque internazionali, ormai suggellata dalla Corte di Cassazione. Dobbiamo dire che questa opera non è stata soltanto repressione penale, possiamo dire che questa sinergia tra Mare Nostrum e gli uffici giudiziari italiani ha reso vivi due principi del diritto internazionale generale, perché quando diciamo che è doveroso soccorrere le persone in alto mare, diciamo certe volte con una semplificazione che è la legge del mare che lo dice, quasi a sminuirne la portata. Non è semplicemente un dovere etico, una consuetudine tramandata per secoli, è un dovere di diritto internazionale generalmente riconosciuto e che si traduce poi in affermazioni di diritto internazionale pattizio preciso, come la Convenzione di Amburgo del 1974, come la Convenzione di Montego Bay e a finire il Protocollo di Palermo. Quindi abbiamo reso possibile la vitalità di questi principi. Oggi lo scenario è cambiato. Da un lato sorgono seri dubbi sulla adeguatezza dell'operazione Triton, che è subentrata a Mare Nostrum da parte della Commissione europea, a fare fronte al salvataggio in acque internazionali, non per una dotazione strumentale di cui chiederemo al rappresentante della Commissione europea che parlerà nel pomeriggio, ma per l'ambito di operatività e per le finalità di questa operazione, che apparentemente non contemplano il salvataggio in acque internazionali. Dall'altra, il livello di aggressività delle organizzazioni criminali dedite al traffico illegale dei migranti sembra essere cresciuto di intensità. Ne costituisce una dimostrazione preoccupante l'episodio avvenuto la settimana scorsa, quando una motovedetta della Capitaneria di Porto della Guardia Costiera italiana, impegnata coraggiosamente e doverosamente ben al di là della zona contigua italiana in acque internazionali, è stata minacciata da uomini armati di un'organizzazione criminale affinché procedesse alla restituzione del barchino fatiscente, come sempre, nel quale era avvenuto questo trasporto. A questo punto io do la parola all'ammiraglio Filippo Maria Foffi, comandante della squadra navale della Marina Militare Italiana, per farci raccontare che cos'è stato Mare Nostrum, la realtà, le criticità e le prospettive. Buongiorno a tutti. Sono
molto onorato di essere qui con voi e di poter descrivere quella che è stata la nostra esperienza maturata con Mare Nostrum, ma soprattutto vorrei partire raccontandovi quello che facciamo da sempre in mare. E insisto sulla parola mare perché il fenomeno della migrazione è visto sia per quello che succede in mare sia per quello che succede sul nostro territorio. Io non sono competente a parlare di quello che succede sul nostro territorio e quindi vi farò uno zoom abbastanza dettagliato dell'attività svolta sia durante Mare Nostrum sia prima e dopo Mare Nostrum e non ripeterò alcuni aspetti che magari consentono di inquadrare meglio il fenomeno ma che sono stati trattati ieri durante questo seminario da persone sicuramente più esperte di me che hanno saputo inquadrare da un punto di vista geopolitico ciò che sta accadendo. Il titolo lo vedete, la sorveglianza marittima. La sorveglianza marittima è il compito che tutte le marine del mondo hanno e questa sorveglianza marittima viene portata avanti nell'alto mare. Alto mare, in questo caso si parla di Mediterraneo, ma per noi tutte le acque sono di interesse. Come sapete siamo nell'Oceano Indiano per contrastare la pirateria, siamo coinvolti in tante altre missioni, però se vedete questa immagine pittorica vi accorgerete che una cosa che salta immediatamente all'occhio è che quando si parla di traffico marittimo succede esattamente quello che succede con gli aerei. Non c'è una distribuzione uniforme delle unità navali, ma ci sono delle strade maggiormente seguite, ci sono delle aree che invece sono quasi prive di imbarcazioni. Ci sono delle aree particolarmente dense di presenza e il Mediterraneo è uno dei mari più affollati in assoluto di tutto il globo. Questa immagine in realtà non è pittorica nel senso artistico del termine, ma è estratta dai nostri sistemi di rappresentazione, molto simili a quelli che fanno comunque questo tipo di lavoro, e ci dà anche un'evidenza. Queste sono le navi, ogni puntino è una nave, che ci aiutano a far sapere dove sono e che cosa fanno, cioè quelle che collaborano, che trasmettono informazioni. Su questo strato ce n'è un altro che è quello delle piccole imbarcazioni, del traffico locale, del traffico di unità che svolgono attività illecite, che fanno di tutto per non farsi vedere. Quindi da sola non ci aiuta a capire quanta gente va per mare e per noi è quindi necessario lavorare con procedure che consentano di avere chiarezza, né più e né meno come si fa col traffico aereo. Voi oggi non potreste mai pensare che un aereo che sorvola Catania è un aereo non noto. Beh, in mare ancora, in molte parti del mondo, c'è un traffico navale non noto. Vicino alle coste passano delle imbarcazioni e nessuno sa chi c'è su quell'imbarcazione, dove va, da dove viene e cosa trasporta. Allora cosa facciamo? Costruiamo degli strati di informazione. C'è uno scambio, per esempio, tra tutte le marine del Mediterraneo in questo caso, e è un buono scambio. C'è uno scambio di informazioni tra tutte le guardie costiere del Mediterraneo, tra tutte le guardie di finanza del Mediterraneo, tutte le organizzazioni, per fortuna, ogni anno aumentano il livello di interazione e di data sharing. Ci sono dei sensori, ogni organizzazione ha una sensoristica, noi abbiamo una sensoristica sia a terra sia in mare, altrettanto in modo diverso, in località diverse fa la guardia costiera, altrettanto fa la guardia di finanza, ci scambiamo queste informazioni. E qui questi sensori ci consentono di vedere anche chi non segnala la propria presenza, naturalmente se sono in un luogo alla portata di questi sensori. E nel Mediterraneo ci sono molti posti che non sono ricchi di sensori dove si può andare senza essere visti.
Poi c'è per fortuna lo scambio intelligence. Intelligence, in questo caso, visto che io sono un militare, è il termine giusto per dire quali informazioni ci scambiamo tra organizzazioni militari. Naturalmente altri corpi dello Stato scambiano un'altra forma di intelligence, ma anche in questo caso l'interazione tra i ministeri in Italia e la capacità di ogni singola agenzia in Italia di riferirsi al know-how delle altre agenzie degli altri paesi europei è molto utile e si incomincia a lavorare bene anche con l'altra sponda del Mediterraneo, con qualche paese che collabora. Abbiamo quindi una grande attività di correlazione e diffusione dei dati e devo dire che questo comunque non è sufficiente perché, come vi dicevo, ci sono delle zone dove non basta avere sensori ma bisogna andare in mare e la sorveglianza marittima è proprio questo, vedere dove non abbiamo le idee sufficientemente chiare e andare in anticipo, possibilmente anche in una forma occulta, e scoprire quello che succede. Nel globo queste bandierine vi danno un'idea di quella che è la nostra presenza, non approfondisco certo tutto quello che facciamo, vi dico quello che succede in Mediterraneo da sempre, dal 59, in particolare la Sicilia ci conosce molto bene perché siamo incaricati della tutela delle attività di pesca e lo facciamo senza soluzione di continuità. Ogni giorno c'è almeno un'unità, talvolta due, dedicate a questi aspetti. Dal poi 2001, come potete immaginare, l'attenzione al terrorismo è salita e con la NATO c'è un continuo pattugliamento palese e occulto del Mediterraneo. È un pattugliamento che spero in questo periodo possa essere rinforzato perché naturalmente ha un costo e quando non c'è un'evidenza di pericolo immediato l'investimento in questo pattugliamento non è massiccio. Dal 2004 poi c'è un'attività superiore organizzata sempre a livello internazionale di controllo dei flussi migratori, attività alla quale partecipiamo con costanza, con continuità. Quindi mi sembra che abbiate ricordato con la dottoressa Ragazzi gli eventi che hanno determinato la nascita di Mare Nostrum. Io vorrei ripeterli per un attimo perché Mare Nostrum è nato in modo razionale e anche emotivo. Ci sono stati quei due naufragi tremendi, quelli del 3 e dell'11 ottobre, Lampedusa e in prossimità di Malta, ma quello che molti sanno è che prima di questi naufragi era, io vi salto una parte che è troppo didattica e so che il tempo a disposizione è poco, quindi sto cercando di rimanere nei limiti. Questo è il flusso migratorio di cui ieri è stato tracciato ogni particolare, sia in termini di origine e da quale area, sia soprattutto è stato ben chiarito che la crisi in un paese è il primo motivo per il quale inizia un flusso migratorio. Di crisi, grazie a Dio, non ce ne mancano in questo periodo. C'è un'area subsahariana che da sempre alimenta questo flusso. C'è poi ad est un flusso dedicato alle crisi del Medio Oriente, in particolare alla Siria, ma anche a quello che è successo recentemente in Palestina. C'è un riflesso di ciò che succede in Ucraina. Ci sono flussi che arrivano da molto più lontano, anche dal Pakistan, e quindi quello che possiamo confermare è che queste crisi non hanno alcun cambiamento in base alla presenza o all'assenza di forze in mare che pattugliano, ma sono originate dalla disperazione e dalla necessità dei singoli disperati di rispondere a una domanda molto semplice: preferisco avere la certezza di morire qui con i miei figli o avere la speranza, pur correndo dei rischi, di un futuro migliore da qualche altra parte? E la risposta è facile: molta gente parte, pochi arrivano, e quindi è evidente che parlare di un pulling factor associato a Mare Nostrum o a qualunque altra presenza probabilmente
non è una riflessione molto, molto utile e molto concreta. Stavo avvicinandomi rapidamente a Mare Nostrum perché ho molte cose che voglio raccontarvi. Parlavo di un fattore emotivo e di un fattore razionale. L'emozione per quei naufragi è stata molto significativa. Qui c'è una linea che è quella tracciata il 18 ottobre, la partenza di Mare Nostrum nel 2013 dopo quei due eventi. Però l'aspetto razionale è quello che è partito per primo e ha motivato la partenza di Mare Nostrum, perché se vedete la linea verde che rappresenta il flusso migratorio nel 2013 e la linea, scusate, 2012, e la linea rossa che è il flusso nell'anno successivo, nell'anno in questione, nel 2013, si può vedere come arrivati a ottobre eravamo arrivati già al triplo dei migranti in mare e l'impennata, la flessione di questa curva era tale da imporre uno studio per controllare questa emergenza. Quindi non sarebbe stato certo possibile partire il 18 se non ci avessimo pensato a livello Italia, non solo a livello marina, con molto anticipo, e gli eventi non ci hanno trovati impreparati. Abbiamo soltanto accelerato la partenza di qualcosa che sarebbe partito comunque e che non si è neanche arrestata o è diminuita per la presenza di Mare Nostrum, ma perché ogni anno intorno a ottobre si rompe il bel tempo in Mediterraneo e chiaramente diventa più difficile garantire ogni giorno un grosso flusso di migranti. Però questo ha consentito comunque nell'autunno di veder transitare migliaia di migranti in ogni caso. Ecco, qui in questo grafico c'è l'aspetto razionale che sicuramente è quello più importante, e il coraggio da parte italiano del governo precedente a quello di Renzi, quello di Letta, di partire con una missione concreta, non una soluzione di facciata, ma una missione che potesse affrontare effettivamente l'emergenza. L'emergenza perché? Perché Mare Nostrum fin dall'inizio è stata definita da tutti, da chi l'ha voluta, da chi l'ha fatta e da chi la vedeva, come qualcosa che non poteva essere comunque la soluzione del problema dell'immigrazione clandestina, ma poteva ridurre il numero dei morti e poteva arginare in qualche modo l'attività delle organizzazioni criminali, perché nasce su due direzioni. Da una parte garantire la sicurezza in alto mare, identificare il traffico, lottare contro ogni illecito, perseguire ogni reato e, con la presenza rafforzata in mare, naturalmente essere anche in grado di affrontare gli aspetti umanitari ed essere quindi capaci di aumentare le capacità di soccorso. Ma è chiaro che il dispositivo di sorveglianza della Marina ha una responsabilità al 100% nell'ambito della sorveglianza, mentre mette a disposizione i suoi mezzi, ha messo a disposizione i suoi mezzi come sempre alla Guardia Costiera, che è responsabile del coordinamento delle attività di SAR. Quindi comunque la Marina è, anche con Mare Nostrum, che se ne possa dire, impegnata soprattutto a livello di sorveglianza. Contrasto dell'illegalità. La polizia d'alto mare è da sempre, per tutte le marine del mondo, un compito molto importante e, da un punto di vista legale, legittima quindi l'intervento del comandante nell'evidenza di un certo numero di reati limitati ma particolarmente odiosi. Montego Bay quindi dà la possibilità al comandante in mare di fare l'inchiesta di bandiera, di ispezionare la nave in certe condizioni con la collaborazione del comandante e, se non c'è questa collaborazione, con la richiesta di collaborazione dello stato di bandiera,
ma autorizza anche il comandante nell'evidenza di certi reati, in particolare della tratta degli schiavi, della pirateria e delle trasmissioni che possono creare nocumento alla nazione che viene colpita da queste trasmissioni, dà mandato per poter operare. Quello che è successo è che di fronte a questa evidenza di contesto di legalità e di diritto internazionale, per noi è stato molto importante instaurare con la magistratura competente fin dall'inizio una grande collaborazione che ha consentito la raccolta di prove e la possibilità di creare l'evidenza della continuità di questo reato in acque internazionali con quanto viene commesso poi sul nostro territorio, che è di totale competenza nostra, italiana intendo dire, non della Marina. E questa collaborazione in tempo reale, vissuta H24 e aggiornata continuamente con un flusso di comunicazioni satellitari, era qualcosa alla quale non eravamo abituati, ma che ha marcato l'evidenza del cambiamento e che colpisce molto anche le altre marine che adesso si affacciano a questa realtà, ma che fino a poco tempo fa non pensavano nemmeno si potesse lavorare in questo modo. La zona che abbiamo sorvegliato, come vedete, è molto estesa, 71.000 chilometri quadrati sono tanti e abbiamo volutamente introdotto un riferimento, la Sicilia, che vi dà l'idea che la zona è circa 3 volte la superficie della Sicilia, e pattugliarla, ancorché con una media di almeno 5 navi al giorno, grandi, elicotteri, pattugliamento da terra, collaborazione di altre organizzazioni, presenza anche di UAV, dell'aeronautica, tutto quello che volete, però la zona è decisamente molto grande e quindi la collaborazione di cui vi ho parlato assume un'importanza incredibile. Se ognuno mette a disposizione le proprie informazioni, ci si può concentrare sull'anomalia, su quello che rimane sconosciuto, su quello che è sospetto. Se non c'è questo scambio, la partita è persa. E vi assicuro che in 1 anno e mezzo non abbiamo raggiunto la perfezione, ma il livello di scambio e di condivisione delle informazioni tra tutti i corpi dello Stato è aumentato notevolmente. Su questa slide mi preme rimarcare qualche altro aspetto. Le navi di tutte le marine sono unità che nascono per pattugliare senza soluzione di continuità, a prescindere dalle condizioni meteorologiche, e sono dotate, oltre di una sensoristica imbarcata, anche di force multiplier, cioè capacità aggiuntive come gli elicotteri nati per il pattugliamento, ma anche elicotteri che possono essere utilizzati nell'attività di soccorso e che possono consentire l'evacuazione di persone in pericolo di vita in tempi molto ridotti, anche vista la distanza relativamente piccola con gli ospedali della madrepatria. Quindi un assetto che d'inverno, d'estate, col mare calmo, col mare mosso, consente delle cose che non possono essere richieste a mezzi più piccoli, che sono per loro natura chiamati a uscire in mare nell'evidenza di un soccorso. Quindi un conto è permanere sempre in mare, un conto è andare quando è necessario e un conto è permanere in quelle zone che sono lontane da tutta la sensoristica. Vi dicevo, noi pattugliamo nelle zone lontane dalla terra perché altri sensori non ci sono. E qui aprirei una brevissima, ho già finito il tempo, no, 5 minuti, mi guardano tutti male, cercherò di accelerare, una brevissima considerazione. Leggete dappertutto quanti morti quest'anno, quanti ne sono partiti, quanti ne sono arrivati. In realtà il dato certo, almeno iniziale, è quanti ne sono arrivati. Già diventa difficile dove sono andati, se sono rimasti o se sono andati da qualche parte. Ma quanti sono partiti non lo sa nessuno. E c'è una cosa ancora più difficile: quanti sono morti? Allora quei signori che si mettono con i grafici e dicono
quest'anno ne sono morti di più o ne sono morti di meno, lo fanno in buona fede, ma non si rendono conto che il numero dei morti è possibile calcolarlo se c'è una continuità di capacità di osservazione. Allora, se ci sono degli occhi nell'alto mare, se ci sono delle telecamere nell'alto mare, se c'è una luce accesa nell'alto mare anche di notte, i vivi si vedono e si possono salvare, i morti si possono contare. Ma se non c'è nessuno che conta le partenze e non c'è nessuno in mare, contiamo solo gli arrivi, probabilmente parlare di morti è un errore. L'altro aspetto che è simpatico forse citare, perché siamo tutti quanti italiani e qualcun altro, anche se non è italiano, se è qua vive da molto in Italia, è che quando abbiamo iniziato questa attività, che era sì di soccorso ma anche di contrasto dei reati, l'atteggiamento di chi lucrava fin dall'inizio sul commercio di carne umana è cambiato, perché all'inizio quello che abbiamo potuto statisticare c'era una certezza di impunità, proprio perché le nostre missioni in precedenza erano di soccorso, soprattutto di soccorso, ma non di contrasto. Quando una nave madre, un peschereccio si trovava in prossimità di un militare, riteneva di poter salutare e andarsene senza correre rischi, perché era sicuro di non essere poi oggetto di una coercizione per fermarsi e per rispondere delle proprie azioni. Ci sono, e non certo fatte da noi, ma fatte da chi è competente in materia, delle intercettazioni di telefonate tra comandante e armatore, dove l'armatore rassicurava il comandante: non ti preoccupare, sparano in acqua ma non ti succederà nulla, scappa. E il comandante che dice: oh, ma questi però sparano sempre più vicino. E quindi diciamo che questa cosa è stata all'inizio, ma nel tempo anche loro si sono resi conto che non era possibile farsi trovare nella zona dove veniva compiuto un reato senza essere certi di essere fermati. Come vedrete dai numeri, di scafisti ne sono stati fermati molti, di navi sequestrate molte, anche con la forza. I flussi migratori ve li risparmio, perché ieri li hanno descritti benissimo. Solo le fotografie in basso vi dicono che, proprio per quello che vi ho detto, le strategie delle organizzazioni sono cambiate. Dai gommoni, che erano quasi sempre utilizzati, siamo passati a grandi barconi, poi a pescherecci, poi alle navi madri che rimorchiavano e che ieri avete visto anche nel filmato dell'animazione. Oggi voi sapete che il mezzo più usato, soprattutto da est, sono vecchie navi fatiscenti che possono trasportare molti migranti, ma di volta in volta il dispositivo si è orientato per contrastare chi tentava di esportare migranti. L'aspetto più interessante, edificante e sicuramente meritorio di Mare Nostrum è stata la capacità di mettere assieme sulle navi una task force non solo composta da marinai, ma di esperti di settore appartenenti a tante realtà dello Stato, con le stellette, non le stellette, più tanti volontari. Io credo che voi sappiate tutti da chi è rappresentata questa task force, ma nel caso specifico questi poliziotti, questi volontari, questi medici del Ministero della Salute, questi Croce Rossine, e ogni volta che li elenco ne dimentico qualcuno e poi qualcuno si offende, ma spero che capisca che non riesco a ricordarmi tutti quanti. Tra le ONG sicuramente la Fondazione Rava dall'inizio e da prima di Mare Nostrum ci ha sempre supportato, come sempre ci hanno supportato le volontarie della Croce Rossa, Save the Children si è aggiunto, tantissime entità hanno lavorato insieme come un vero e proprio equipaggio allargato, con grandissima abnegazione, con una motivazione che non ho mai visto in 43 anni di esperienza. Perché? Perché quando si deve raggiungere la nave e per la prima volta si agisce, si è un po' intimoriti da tutto quello che si sente narrare. Quando si lavora tutti quanti assieme, si è veramente soddisfatti
di quello che si sta facendo e non c'è dubbio che non ci sono stati fenomeni di assenteismo, non ci sono stati marcanti visita, non ci sono stati episodi che fanno parte della vita normale, che invece stranamente sono assolutamente scomparsi. I numeri ve li avevo promessi e visto che il tempo è quasi finito o è già finito, vi dico a bordo sono stati identificati 366 trafficanti, anche perché la presenza per molte ore della task force e dei migranti che si sentono finalmente sicuri di poter parlare semplifica l'identificazione. L'attività poi svolta da questa task force vuol dire anche screening sanitario e screening di sicurezza, identificazione, a prescindere da chi poi non voleva essere identificato. In quel periodo le navi arrivavano con gente che perlomeno era stata controllata e divisa per tipologie in modo che a terra si potesse affrontare con più facilità. Navi sequestrate e catturate rispettivamente 7 e 3, assetti che hanno ruotato 31 navi molto grandi, due sommergibili, un discreto numero di elicotteri, di aerei, 735 eventi SAR e 156.362 migranti assistiti, naturalmente non solo dalle navi di Mare Nostrum ma dai mezzi cooperanti, in particolare sicuramente la Guardia Costiera, la Guardia di Finanza e anche dei mercantili, che per fortuna in quella fase però vivevano il momento della prima raccolta, ma poi la raccolta veniva portata nella nave più grande, Hub, e quindi c'era uno screening che oggi non c'è, quindi i mercantili purtroppo quando arrivano contengono un carico sconosciuto, che è un vero problema. Siamo arrivati quasi alla fine e poi vi lascio scegliere se vedere un 4 minuti di video che vi racconta effettivamente com'è quando il mare è calmo la situazione. La statistica dei migranti l'ho portata soltanto nel 2014 per ricordare che i migranti troppe volte vengono associati al concetto, dice, musulmani. E i migranti vengono dappertutto e hanno tutte le religioni. Un certo numero di migranti hanno partorito su queste navi e hanno preteso di veder battezzato il figlio col rito cristiano. C'è chi si chiama Mosè per colpa di Mare Nostrum. Quindi i migranti in quest'anno sono distribuiti così. Negli ultimi due secoli i migranti erano diversi. E se vi ricordate come si è riempita l'America del Nord, l'Australia, il Canada, come i cinesi si sono spostati, vi dovete ricordare anche che di italiani in Italia ce ne sono molto meno degli italiani che sono fuori Italia. E se guardate questi due secoli, rapportati ai millenni di storia dell'uomo, questi due secoli sono pochi secondi e per tutta la storia dell'uomo il fenomeno della migrazione è un fenomeno che non è mai stato messo in discussione. In un'epoca globalizzata dove una banca che fa qualche porcheria dall'altra parte del globo ci dà 3 anni di crisi economica in Europa, non può non essere capito che i problemi di un paese lontano possono trasformarsi in problemi nostri se non gestiamo queste crisi per tempo. Quindi i migranti non hanno una religione e vengono dappertutto, i migranti siamo noi e su questo non ci devono essere dubbi. Adesso do la parola a Rocco Liguori, sostituto della direzione distrettuale antimafia di Catania, per capire da lui come si è erosa questa certezza di impunità di cui godevano i trafficanti illegali di esseri umani e come possiamo continuare a contrastarla. Grazie, buongiorno a tutti. Io cercherò di approfondire l'evoluzione delle modalità operative, delle strategie utilizzate dalle organizzazioni di trafficanti di migranti clandestini in corrispondenza a seguito dell'evoluzione degli strumenti repressivi che sono stati adottati nei loro confronti. Abbiamo visto come si sia passati dall'utilizzo di
imbarcazioni di piccole dimensioni, di gommoni utilizzate per le traversate dalla Libia sulle coste siciliane, all'utilizzo di mercantili di grosse dimensioni, anche di 60 metri di lunghezza, questa volta partiti dalla Turchia, non che non vengano più utilizzati i barconi dalla Libia, è storia di questi giorni, però vedremo che le modalità operative sono cambiate. In particolare è importante capire cosa ha comportato, cosa sta comportando e cosa comporterà il passaggio, sotto l'aspetto giudiziario, il passaggio da Mare Nostrum all'operazione Triton. Sono due operazioni nella sostanza differenti, molto differenti, e penso che se non si capiscono le grosse differenze si ripongono aspettative infondate sulla operazione Triton oggi in atto. Mare Nostrum è un'operazione della Marina Militare e Triton è un'operazione dell'Agenzia Europea Frontex. Mare Nostrum era un'operazione che nasceva dopo la tragedia di Lampedusa con la morte di centinaia di migranti, 366 migranti, ed era quindi finalizzata ad impedire che eventi di questo genere si verificassero ancora. E aveva quindi come finalità essenziale, più importante, la ricerca e salvataggio dei migranti. Triton è un'operazione che ha una finalità completamente diversa. Non nasce innanzitutto, a mio parere, per sostituire Mare Nostrum, è un'operazione che nasce per reagire al flusso indiscriminato dell'immigrazione clandestina e quindi ha come obiettivo dichiarato quello del controllo delle frontiere del Mediterraneo. Un obiettivo completamente diverso. Mare Nostrum poteva contare su un budget mensile di 9,3 milioni di euro mensili. Consideriamo che è stato fatto un investimento veramente importante per tutta la durata dell'operazione Mare Nostrum, penso siano stati investiti intorno ai 114 milioni di euro. Per Triton invece la spesa è molto molto inferiore, si parte da 1,5 milioni fino ad arrivare a 2,9 milioni di euro mensili. E soprattutto l'area di intervento di Triton è nelle 30 miglia marine dalle coste italiane, non dalla Sicilia. Dalla Sicilia, Calabria e Puglia. Mare Nostrum, abbiamo visto adesso le immagini, era un'operazione che si estendeva a centinaia di miglia marine dalle coste italiane. È un'operazione che le navi di Mare Nostrum arrivavano a lambire le acque territoriali libiche ed egiziane. Come cambia la strategia delle organizzazioni criminali e come si adatta al passaggio da Mare Nostrum a Triton? Prima di Mare Nostrum addirittura le imbarcazioni libiche arrivavano fino alle coste italiane o comunque viene molto vicino alle acque territoriali o alle acque contigue italiane. Con Mare Nostrum le organizzazioni libiche, eritree e egiziane hanno parametrato i mezzi da utilizzare e i costi da sostenere alla possibilità di chiedere soccorso in mare non molto lontano dalle acque territoriali libiche, quindi a molte centinaia di miglia di distanza. E quindi hanno utilizzato imbarcazioni meno resistenti e i migranti hanno anche pagato dei costi molto inferiori. Sono gli stessi migranti, una volta sbarcati, che ci parlavano di 1.500 euro, 1.500 dollari, quando la provenienza, la tratta era dalla Libia, di circa 2.600 quando la provenienza era dell'Egitto. Teniamo presente che la traversata dall'Egitto dura almeno 5 giorni con quel tipo di imbarcazione, quindi è molto più lunga. Poi abbiamo assistito a un primo mutamento, con l'aumento del flusso migratorio dalla Siria, con quindi il cambiamento della situazione politica in Siria, abbiamo assistito anche all'aumento delle partenze dalle coste egiziane, dal Rashid, dalle coste di Alessandria d'Egitto. E abbiamo assistito all'utilizzo del sistema della madre nave e della madre figlia, cosiddetto madre nave e madre figlia. Ieri chi era presente ha visto dei filmati dove si vedeva chiaramente il trasbordo dalla nave madre, dei migranti dalla nave madre alla nave figlia. Quindi un'imbarcazione di 15-20 metri di lunghezza, generalmente un peschereccio, carica di migranti che traino un'imbarcazione più piccola, generalmente in legno, una volta arrivati in alto mare
viene effettuato il trasbordo dei migranti sulla nave più piccola, la cosiddetta nave madre cambia rotta e si allontana verso le coste di provenienza, mentre la nave figlia, che viene lasciata sostanzialmente alla deriva, dopo poco chiede aiuto, chiede soccorso, una volta alle navi di Mare Nostrum, e viene soccorsa. Per rispondere a questo fenomeno abbiamo ritenuto che le associazioni finalizzate a favorire l'immigrazione clandestine avessero carattere transnazionale, dovessero essere considerate quindi organizzazioni internazionali che commettessero reati anche in Italia o comunque con effetti sostanziali in Italia, radicando così la nostra giurisdizione, perché il primo problema da affrontare è stato proprio questo: in acque internazionali come potessimo operare in acque internazionali senza avere giurisdizione. E quindi che fosse radicata la nostra giurisdizione proprio sulla base della Convenzione di Palermo sul crimine transnazionale, con l'applicazione del nostro articolo 7 del Codice Penale, che prevede la giurisdizione italiana quando vi sia una disposizione di legge che lo prevede, oppure quando lo prevede un accordo internazionale. Abbiamo anche ritenuto che il diritto di favoreggiamento all'immigrazione clandestina in questi casi si consumasse in Italia, perché le navi italiane, generalmente le navi della Marina Militare Italiana, che soccorrevano in alto mare, in acque internazionali, i migranti e li portavano in Italia, quindi commettendo in questa maniera una condotta che soltanto astrattamente potesse essere inquadrata nel delitto di favoreggiamento e immigrazione clandestina, ovviamente scriminata dallo stato di necessità e dell'adempimento di un dovere, fossero costretti a questa situazione proprio dalle organizzazioni di trafficanti che obbligavano, consapevolmente ponevano in essere queste condizioni per obbligare poi all'intervento le navi della nostra Marina Militare. Pertanto la condotta astrattamente criminosa commessa dalle nostre stesse navi dovesse essere addebitata proprio alle organizzazioni di trafficanti clandestini. Questo sulla base della nostra norma sullo stato di necessità, in particolare l'articolo 54 al terzo comma, che parla dello stato di necessità determinato dall'altrui minaccia. Oggi sembra un dato certo, oggi sembra facile, sembra si dà per scontato che ci sia insomma la giurisdizione italiana, ma non molto tempo fa, un anno e mezzo fa diciamo, ci trovavamo di fronte a delle situazioni veramente imbarazzanti, dove le forze di polizia dovevano subire delle situazioni frustranti. Ricordo un caso di Siracusa in cui una nave di un'imbarcazione con dei trafficanti aveva portato un carico di migranti in acque internazionali, chiesto soccorso alla Marina Militare, la Marina Militare è intervenuta, ha effettuato il trasbordo, dopodiché l'imbarcazione ha invertito rotta e sostanzialmente è tornata in Libia senza che nessuno potesse intervenire, perché all'epoca si riteneva di essere, essendo in acque internazionali, che non ci potesse essere la nostra giurisdizione. E ricordava l'ammiraglio Foffi correttamente un caso, è stato quando ci fu il sequestro della prima nave madre in cui avevamo in atto attività di intercettazione, in cui captavamo le intercettazioni tra uno dei capi organizzatori dell'organizzazione in Egitto e il comandante della nave, che raccontava come stessero intervenendo i militari e il capo dell'organizzazione che lo rassicurava dicendo: stai tranquillo, non possono fare niente. E mano a mano dice: ma questi stanno salendo a bordo, stai tranquillo, non possono fare niente, quando alla fine si è accorto che invece stavamo sequestrando la nave e arrestando i componenti dell'equipaggio. Certo, tutto, l'abbiamo detto anche altre volte, avrebbe trovato una più semplice soluzione, perché a questo siamo arrivati con degli sforzi interpretativi finalmente validati ultimamente anche dalla Cassazione, però sarebbe bastato un piccolo sforzo del legislatore, sarebbe bastato inserire nell'articolo 7, che prevede i reati commessi all'estero per cui vi è giurisdizione italiana, anche il diritto di favoreggiamento all'immigrazione clandestina quando la destinazione è l'Italia. Da qualche mese, anche grazie alla risposta data dalle autorità giudiziarie italiane, autorità giudiziaria italiana, e parlo appositamente di autorità giudiziaria italiana, quindi non parlo soltanto della Procura di Catania, ma parlo anche dell'ufficio GIP
e parlo anche dell'ufficio del Tribunale di Riesame, che hanno mostrato analoga sensibilità unitamente alle forze di polizia e alla Marina italiana, e grazie alla collaborazione instaurata con le autorità egiziane, le organizzazioni internazionali hanno cambiato nuovamente modalità e rotta. Le partenze, dicevo prima, ultimamente avvengono dalla Turchia utilizzando grossi mercantili in disuso. Sono mercantili che vengono acquistati a costi notevoli, 200-250 euro, ma che vengono ampiamente ripagati, e facendo pagare biglietti per i migranti di circa 6.000-7.000 euro a persona. Dopodiché il mercantile viene abbandonato in acque internazionali tra la Grecia e l'Italia, inserendo una sorta di pilota automatico, bloccando comunque i motori, con rotta sulle coste siciliane o calabresi o pugliesi. Ora dunque, in assenza di Mare Nostrum, i migranti, le organizzazioni devono arrivare più vicino alle coste italiane, e quindi vengono utilizzate imbarcazioni più resistenti, ma anche molto più grandi, che possono ospitare quindi molti più migranti. Facendo dei calcoli matematici molto semplici si capisce come si parla di milioni di euro di guadagno. Data questa nuova modalità, il passaggio da Mare Nostrum a Triton comporta pesanti conseguenze in termini di intervento repressivo, perché gli scafisti, una volta dopo aver indirizzato il mercantile verso le coste italiane, lo abbandonano salendo su scialuppe o comunque altre imbarcazioni a disposizione dell'organizzazione, e pertanto l'intervento postumo, tardivo, da parte delle forze di polizia giudiziaria, quando oramai il mercantile è stato abbandonato dall'equipaggio di scafisti, si limita al soccorso dei migranti senza incidere minimamente sull'organizzazione criminale. Una strategia preventiva mirata ovviamente dovrebbe necessariamente prevedere un monitoraggio preventivo, un intervento primo che l'equipaggio di scafisti lasci l'imbarcazione o comunque subito dopo, che è quello che accadeva fino a quando era in piena attività l'operazione Mare Nostrum. Mare Nostrum che, come ha detto l'ammiraglio Foffi, poteva contare su sommergibili, su droni, su velivoli di alta quota che riprendevano tutto, ogni fase dell'attività delle organizzazioni criminali, e ci consentivano di intervenire nella flagranza del reato sostanzialmente. Inoltre la vicenda risulta ancora più complicata dal fatto che generalmente questi mercantili sono battenti bandiera. In tali casi si attiva immediatamente l'inchiesta di bandiera, che ha come principale finalità la verifica se si tratti di una bandiera di comodo o di una bandiera effettiva. Bandiera di comodo nel senso che è quella in cui i proprietari armatori sono di cittadinanza differente dallo stato di bandiera, e lo fanno soltanto per pagare minore tasse, per avere meno controlli sulla funzionalità della nave, o per avere in questi casi minori controlli dagli stati rivieraschi quando compiono attività illecite. Se viene accertato che si tratta di un'imbarcazione con bandiera di comodo, allora la si tratta come se fosse un'imbarcazione senza bandiera, e pertanto è possibile utilizzare i nostri poteri coercitivi. Se si tratta invece, si accerta che la bandiera è effettiva, bisogna ricorrere necessariamente a una procedura più complessa, una procedura ministeriale. Sostanzialmente occorre chiedere l'autorizzazione allo Stato per cui batte bandiera l'imbarcazione all'utilizzo dei poteri coercitivi. Capirete bene che difficilmente questa autorizzazione interverrà o interverrà nei tempi richiesti per l'intervento immediato. In un caso verificatosi nell'ottobre del 2014, l'autorità giudiziaria catanese ha già affrontato uno di questi casi con un mercantile battente bandiera di comodo. Si trattava in questo caso di una nave mercantile di grosse dimensioni, 60 metri di lunghezza, 9 di larghezza, con a bordo 323 migranti, per la maggior parte siriani, partiti da Istanbul e con rotta dichiarata a Beirut. La nave effettivamente parte da Istanbul, ma si dirige ad Alessandria d'Egitto, dove prende il carico umano, dopodiché fa rotta verso le coste siciliane. Il mercantile batte bandiera moldava, che tuttavia non viene sventolata, non appare all'esterno.
l'equipaggio è di nazionalità diversa da quella moldava, l'armatore è di nazionalità diversa da quella moldava, nel corso della navigazione il mercantile fornisce diversi nominativi alle capitanerie di porto con riferimento all'imbarcazione, non vi è scarsissima documentazione di bordo e l'imbarcazione svolge una rotta differente da quella dichiarata. Ecco, tutti questi elementi sono stati unitamente e univocamente ritenuti, nel senso che si trattasse di una bandiera di comodo e quindi legittimamente sono stati esercitati i poteri coercitivi, legittimamente è stato esercitato il sequestro di quella nave senza ricorrere alla procedura ministeriale e quindi senza ricorrere all'autorizzazione da parte delle autorità moldave. La procedura era stata tra l'altro anche attivata, ma non vi era stata alcuna risposta. La prima cosa da fare comunque deve essere necessariamente quella di attivare rapporti di stretta collaborazione con i paesi di partenza, in questi casi con la Turchia, per ottenere la sua collaborazione. Ma senza Mare Nostrum è possibile dire subito che si fa un grosso passo indietro, non avendo più quell'apporto di cui parlavo, non avendo più quell'apporto in alto mare, difficilmente si potrà intervenire tempestivamente sulle organizzazioni di trafficanti. Cambia anche il soccorso in mare con Triton. Come cambia? Si torna sostanzialmente alla situazione precedente a Mare Nostrum e quindi un ruolo essenziale ce l'hanno le centrali operative che coordinano il soccorso, ricevono queste richieste di soccorso e le smistano alla nave, generalmente un mercantile, più vicino all'evento di pericolo. Il mercantile è tenuto a intervenire sulla base delle leggi internazionali sul diritto del mare. Si pongono a questo punto una serie di nuovi interrogativi. Cosa succede se il mercantile non interviene? È passibile di sanzione penale? Di chi è la giurisdizione? Se non c'è nessun mercantile, devono intervenire le navi dell'operazione Triton? Le navi militari hanno l'obbligo di intervento anche oltre la nostra zona SAR, poi spiegherò meglio di cosa parliamo con questa zona SAR. Dobbiamo fare riferimento necessariamente agli obblighi di diritto nazionale e soprattutto internazionale. Fonte primaria a livello internazionale è stata citata poco fa, è la Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare del 1982. Si legge all'articolo 98 che ogni Stato parte, quindi ogni Stato contraente, impone che il comandante di una nave battente la propria bandiera, la bandiera dello Stato, nei limiti del possibile, presti immediato soccorso a un'imbarcazione che richiede aiuto. Quindi appena riceve una richiesta d'aiuto, il mercantile, così come la nave militare, ma anche il mercantile, ha l'obbligo di recarsi sul posto per prestare aiuto nei limiti della ragionevolezza, cioè senza correre particolari rischi per la nave, per l'imbarcazione, per il proprio equipaggio e per i passeggeri. Il secondo comma prevede che gli stati costieri creino un sistema di ricerca e salvataggio adeguato e permanente per assicurare la sicurezza marittima e aerea. Sono queste convenzioni, la convenzione SAR, che vengono fatte tra gli stati rivieraschi, di natura bilaterale o multilaterale, con le quali sostanzialmente si suddividono le aree delle acque internazionali, che sono vastissime, tra i vari stati. Quindi ogni stato ha la competenza di intervento per il coordinamento dei soccorsi, sostanzialmente è questo, nelle acque internazionali, di modo che tutte le acque internazionali siano coperte da una zona SAR appartenente a uno Stato. Come recepisce questi obblighi il nostro Stato? Con il codice della navigazione, che impone l'assistenza e il salvataggio di navi e passeggeri in maniera obbligatoria per tutte le navi battenti bandiera italiana, ciò anche in acque internazionali, ed estende questo obbligo anche alle navi battenti bandiera straniera quando si trovano in acque nazionali italiane. L'omesso soccorso è sanzionato dal codice della navigazione all'articolo 1158. Quindi se il mercantile italiano non interviene,
è responsabile perché, pur trovandosi in acque internazionali, quindi in zone generalmente non sottoposte alla nostra giurisdizione, vi è una norma specifica che prevede la nostra giurisdizione e la sua responsabilità. Ed è passibile sanzione penale anche il mercantile straniero quando si trova in acque nazionali. Se non lo fa invece il mercantile battente bandiera straniera in acque internazionali, la giurisdizione sarà necessariamente dello Stato per cui batte bandiera. Se non lo fa un mercantile che non batte alcuna bandiera, io penso che la giurisdizione debba necessariamente risiedere nello Stato per cui hanno cittadinanza l'equipaggio. E Triton come interviene? Ritengo che se l'imbarcazione da soccorrere è nelle 30 miglia dalle coste italiane, penso che Triton abbia un obbligo principale, insomma un obbligo essenziale e fondamentale. Se nella zona SAR italiana, sarà la centrale operativa che deciderà quale nave debba intervenire per soccorrere la nave da soccorrere, e quindi comprese le navi di Triton. Se invece l'imbarcazione da soccorrere, questo purtroppo è il caso più frequente, in zona SAR straniera, quindi è molto più lontana dalle coste italiane, io penso che difficilmente potranno essere impiegate le navi di Triton che si trovano a 30 miglia dalle coste italiane e quindi a centinaia di miglia dall'evento di pericolo. Teniamo anche presente che quando la richiesta di aiuto avviene in zona SAR maltese, molto spesso le imbarcazioni maltesi della Capitaneria di Porto Maltese, della Guardia Costiera Maltese, si limitano a scortare l'imbarcazione dei migranti senza un intervento diretto, senza trasbordare i migranti a bordo delle motovedette, perché ciò comporterebbe che poi dovrebbero portarli in territorio maltese. Quindi li scortano fino al porto di naturale destinazione, alla loro naturale destinazione, che è l'Italia sostanzialmente. E ciò ritengo lo possano anche fare perché vi è una certa discrezionalità, un'assoluta discrezionalità sul comandante della nave nel giudicare la pericolosità dell'evento. In sostanza il comandante deve intervenire soltanto se ritiene che vi sia un pericolo immediato per i migranti, per la loro incolumità, e quindi trasbordarli. Se ritiene che questo pericolo non ci sia, può limitarsi a scortarli e intervenire soltanto al momento più opportuno. Inoltre sappiamo ancora che mentre tutti gli stati hanno fatto accordi bilaterali, multilaterali per suddividere queste zone SAR, Malta in maniera unilaterale si è appropriata di una zona SAR vastissima che comprende addirittura anche Lampedusa, e dicono gli esperti che di certo non ha i mezzi per sopperire a una zona SAR così vasta. Sappiamo ancora che in questo momento la Libia è priva di ogni controllo e le coste libiche non sono certo controllate dalle autorità. Teniamo presente ancora che non parliamo di pericoli astratti se pensiamo che soltanto dal 28 giugno del 2014 al 9 settembre 2014 sono verificati 3 grossi naufragi, 2 accidentali, 1 volontario. Ieri sono stati fatti vedere dei filmati che raffiguravano anche quello doloso, con la morte di circa 700-800 persone, 700-800 migranti, mentre soltanto lo scorso 10 febbraio 29 migranti sono morti assiderati in attesa che arrivasse il soccorso da parte delle motovedette della Guardia Costiera, e altri 300 migranti sono morti a bordo di tre imbarcazioni, di 3 gommoni, poco dopo le acque libiche territoriali. Io penso che quest'ultimo caso ha reso ancora di più evidente come Mare Nostrum non possa essere sostituito da questa nuova operazione, da Triton. Sono due operazioni con finalità e mezzi troppo diversi, e come le navi militari di Triton che si trovano a pattugliare le 30 miglia dalle coste italiane non possono assolutamente intervenire, non hanno assolutamente i tempi per poter intervenire a centinaia di miglia dalle coste italiane, quindi nei pressi delle acque nazionali libiche o egiziane. Concludo con un fatto di cronaca a cui ha accennato anche Simona Ragazzi, e cioè all'episodio degli uomini armati che negli ultimi giorni hanno costretto una motovedetta della Guardia Costiera alla restituzione addirittura del gommone appena utilizzato per la traversata
dei migranti. È un episodio che va letto molto verosimilmente, perché fino adesso non erano mai successi casi di questo genere, anche in relazione all'avanzata dell'ISIS in Libia e al controllo di parte delle coste libiche. Questa avanzata, se continuerà oltre, potrebbe portare al controllo, e sicuramente una finalità potrebbe essere questa, al controllo dei migranti, perché abbiamo detto parliamo di milioni di euro in gioco e quindi alla possibilità di soldi che possono servire per finanziare i progetti dello Stato islamico, e quindi alla possibilità che i migranti vengano scortati da uomini armati per poter ottenere la restituzione delle imbarcazioni, dei gommoni utilizzati per queste traversate. In questi casi io ritengo che spetterà sempre al prudente apprezzamento di chi interviene, quindi se interviene il mercantile c'è niente da fare, ma se intervengono le navi militari spetterà il prudente apprezzamento, alla prudente discrezionalità del comandante della nave capire se un intervento armato possa mettere a rischio i migranti appena soccorsi, ma una volta fatta questa valutazione, di certo se uomini armati a bordo di imbarcazioni non battenti alcuna bandiera si opponessero con le armi al legittimo sequestro, adempimento di un dovere, al legittimo sequestro di un'imbarcazione appena utilizzata per il trasporto dei migranti, l'imbarcazione militare legittimamente potrebbe fare un uso proporzionato della forza per adempiere a un proprio dovere. Grazie. Lo ripasso. Ringrazio Rocco Liguori e saluto a nome degli organizzatori e dei partecipanti al seminario Marco Minniti, sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le informazioni sulla sicurezza, che è presente e che ci ha raggiunto, è il capo dipartimento delle libertà civili e immigrazione del Ministero dell'Interno, prefetto Mario Morcone, che avremo il piacere di ascoltare entrambi oggi pomeriggio. Adesso do la parola a Kamel Samir Gurgus, avvocato generale. Non ce la fa. Va bene, allora do subito la parola. Alla fine di questa sessione. Benissimo. Gurgus Kamel, mi scuso per il contrattempo, per la sua breve relazione sulla cooperazione tra l'Egitto e l'Italia in tema di contrasto al traffico dei migranti. Leggerà in italiano, quindi lo ringraziamo di questa particolare cortesia che ci fa. Buongiorno. Il signor Giovanni Salvi, presidente del Consiglio dei Procuratori Generali nella zona di Catania, e signori membri della sezione giudiziaria e procura generale in Italia, e signori presenti eccellenti. Mi rendi felici iniziare la mia parola rivolgendo i più sentiti ringraziamenti e i miei più sentiti rispetti verso l'Associazione Giudiziaria e la Procura Generale nella zona di Catania e in Italia. Presidenti e membri, per l'evento e la generosa ospitalità per la Procura Generale egiziana, per aver partecipato in questo convegno internazionale, questo afferma le relazioni e la collaborazione giuridica tra i due Stati. E mi onora parlare in questa rispettosa assemblea distinta dalle autorità giudiziarie e della Procura Generale e dagli esperti di entrambi gli stati e i parlamentari. Mi fa
onore trasmettervi ai saluti da parte delle consiglieri Hisham Barakat, procuratore generale della Repubblica Egiziana Araba, e vi porgo la scusa per la sua assenza in questo convegno per motivi di lavoro non ha potuto essere qui presente in questo importante convegno internazionale e che ha avuto un ruolo sempre importante nell'agire nel suo ambito giuridico. Signori presenti, oggi la criminalità organizzata si è diffusa a livello nazionale e il traffico di immigrati è uno dei fenomeni che si sta diffondendo in moda internazionale a causa dei mezzi che offre la globalizzazione, la quale uno dei suoi risultati è la diffusione di questi fenomeni criminali e l'aumento di organizzazioni criminali organizzate che si sta diffondendo e si sta amplificando grazie anche alla collaborazione della criminalità organizzata dei confini. Tutto questo ha anche grazie all'evoluzione dei mezzi tecnologici, sempre più avanzati, non più come ai vecchi metodi tradizionali che hanno agevolato ai legami tra le diverse organizzazioni criminali di entrambi i confini per agevolare ai propri profitti illegali. E quindi è stato necessario adottare nuovi metodi giuridici per contrastare questo nuovo tipo di illegalità, anche con la collaborazione degli stati coinvolti da questo fenomeno, non solo con l'aiuto delle forze dell'ordine per far sì che la legge sia rispettata, ma anche con la collaborazione tra gli enti pubblici e gli apparati dello Stato per raggiungere gli obiettivi voluti per por fine a questi gruppi di criminalità organizzata. Riguardo il traffico di clandestini è considerato un reato grave per aver abusato dei diritti dell'uomo ai più essenziali come il suo onore, la sua salute e la sua libertà. Attraverso esso vengono trasportati milioni di persone. Attraverso l'evasione dei confini internazionali annualmente, non considerando delle leggi degli stati che organizzano l'ingresso e l'uscita degli emigranti e le regole dei controlli dei rispettivi confini e spesso gli emigrati subiscono dei metodi umilianti che potrebbero causare la morte di numerosi clandestini. La Repubblica Egiziana Araba ha dato un'importanza notevole per combattere questa criminalità organizzata attraverso la nazione in tutte le sue forme, specialmente il traffico di clandestini dall'inizio del secolo scorso ha contribuito per combattere questo fenomeno criminale fermando diversi accordi internazionali riguardo questa questione. L'Egitto è stato tra i primi stati
o firmare l'accordo delle Nazioni Unite per combattere la criminalità organizzata attraverso i confini e ai due protocolli che completano l'accordo. Il primo specifico il traffico delle persone, specialmente le donne e i bambini. Secondo, il traffico dei clandestini attraverso terra, mare, aria, che ha firmato l'accordo il primo protocollo in data 5 marzo 2004. Il secondo protocollo all'inizio di marzo 2005. Come suo solito, ha applicato le sue leggi punitive contro il traffico di clandestini ed è rimasta costante nell'organizzare i suoi sforzi nazionali per poter combattere l'immigrazione clandestina. E sempre si è impegnata ad applicare la legge egiziana e applicare le leggi in merito a questo argomento, prescritti nella Costituzione e negli accordi internazionali, in modo che possa raggiungere l'equilibrio desiderato nel combattere tutte le forme del crimine organizzato e specialmente quello del traffico dei clandestini per rispettare gli impegni negli accordi internazionali. Le forze dell'ordine dell'Egitto ha collaborato per affrontare le difficoltà incontrate nei confini egiziani di mare e terra per contrastare la criminalità organizzata che adopera non solo nel territorio egiziano ma anche in altri stati che anche essi combattono per porre fine a questa criminalità organizzata. Sottolineo, indicando in questa questione gli obiettivi raggiunti grazie alla collaborazione reciproca in questa questione tra l'Egitto e l'Italia, attraverso la firma di entrambi i governi a novembre 2005, per quanto riguarda chi la opera stagionali e la collaborazione nell'ambito dell'immigrazione, anche ai due governi, l'egiziano e l'italiano, hanno firmato all'inizio del 2007 per organizzare gli operai egiziani e formulare nei campi di monodopera richiesti dal mercato di lavoro italiano e rafforzare gli sforzi di combattere l'immigrazione clandestina che arriva alle coste europee e regolarizzare la situazione dei clandestini egiziani in Italia, come ai due governi italiano e egiziano in data 17 novembre hanno iniziato una campagna informativa per i rischi dell'immigrazione clandestina per i minori e informandoli del pericolo che rischiano di cadere nelle mani delle organizzazioni e farli sapere che c'è una maggiore possibilità di immigrare attraverso i canali legali, specialmente dopo aver frequentato i corsi di formazione necessari, iniziando questa campagna nella provincia Fayum, il sud del Cairo, che soffre in modo più elevato questo tipo di fenomeno.
La legge egiziana attuale include molte leggi che nel suo contenuto applica un metodo complessivo e completo per porre fine agli sforzi individuali per il traffico di clandestini dentro l'Egitto prima che si trasforma il fenomeno criminale che distrugge il cammino dello sviluppo e distrugge i principi umani sani che caratterizza la società egiziana e è una forza legislativa che regolarizzano questo fenomeno inclusa nelle leggi egiziane tra di loro le leggi punitive e le leggi che regolarizzano l'entrata e l'uscita degli stranieri da diversi i paesi per residere in esso e le leggi della sicurezza delle navi e le leggi che combattono il riciclaggio del denaro e le leggi del lavoro e le leggi delle navigazioni e la legge della pesca e altre leggi e la Procura Generale applica queste leggi in modo pratico su tutti i casi che vengono scoperti in caso di entrata o di uscita verso il territorio egiziano, ciò in tutti i casi in cui viene trasgredita la legge e sottolineo che c'è una legge speciale per il traffico di clandestini in fasi preparativi che si sta preparando per essere approvato dal Parlamento e la Procura Generale egiziana è una delle più importanti tra tutte le forme principali che agisce e collabora per preparare questo progetto di legge. I paesi africani vengono considerati la fonte principale per gli immigrati clandestini verso l'Egitto, specialmente gli immigrati che provengono da questi due stati, Eritrea e Etiopia, o con lo scopo di stare in Egitto o passare attraverso essa verso i due continenti, l'Asia e l'Europa. E invece, per quanto riguarda l'immigrazione clandestina degli egiziani attraverso il mare Mediterraneo, la polizia egiziana ha intrapreso diverse soluzioni e metodi di sicurezza per combattere questo fenomeno, riuscendo a fermare e trarre in arresto molti complici delle organizzazioni che portano molti egiziani migranti verso le coste europee, ma nonostante tutti gli sforzi non si riesce a bloccare totalmente questo fenomeno per ragioni economici, sociali, culturali, psicologici che ci ha portato fino a questo punto. Questa è una difficile e reale verità per la polizia egiziana che esegue per quanto riguarda i metodi di sicurezza da sicuri con i diversi progetti intrapresi in diverse zone e luoghi principali per le migrazioni clandestine, ad esempio collaborando
con associazioni sociali nella diffusione di informazioni per trasmettere nozioni contro tali fenomeni criminali, e questo è il fine di mantenere in vita gli animi dei civili egiziani che mettono a repentaglio se stessi per ottenere un lavoro dignitoso. E per quanto riguarda il ruolo della Procura Generale egiziana per combattere tale fenomeno, non si pone dei limiti ad applicare le sue dovute procedure e i suoi doveri davanti a tali situazioni che avvengono già dalle prime indagini preliminari fino alla comparsa in tribunali e secondo. L'insieme delle procedure dovute per l'aiuto e la protezione delle vittime delle organizzazioni criminali, delle immigrazioni offrendo la giusta assistenza e il giusto trattamento nei confronti dei diritti dell'uomo nella vita, della libertà e dalla schiavitù e della maltrattamento. Nei diversi modi possibili, soprattutto nei viaggi e nelle immigrazioni e nella ricerca di sostentamento, tutto questo naturalmente nei limiti della Costituzione egiziana e designa la somiglianza degli accordi internazionali e la legge. La Procura Generale ha un ruolo molto importante nell'indagine dei reati come esecutrice in Egitto, perché gode della propria autorità e inoltre riunisce tra gli altri autorità giudiziari come per l'accusa e per le indagini. Riguardo alle autorità delle indagini, la Procura Generale riguardo alle procedure delle indagini preliminari procede dall'invento dell'indagato e l'interrogatoria dei testimoni e la raccolta delle prove che permettono di arrivare alla verità. In più applicano tutti i metodi necessari per la conclusione delle indagini. In conclusione, bisogna rafforzare la collaborazione internazionale nell'ambito del traffico della immigrazione, tra cui eseguire la richiesta della collaborazione giudiziaria e la consegna dei trafficanti e delinquenti. Si è approvato dalla pratica e la procedura giudiziaria che tutti i paesi debbano unirsi e collaborarsi e coordinare gli sforzi nazionali e internazionali contro la delinquenza organizzata che traffica gli immigrati e tutte le sue cause. Che uno Stato da solo non ce la fa ad affrontare da solo, e questa collaborazione viene rappresentata firmare gli accordi di collaborazione giudiziaria e perseguire le organizzazioni criminali.
ringrazio tutti per l'attenzione, grazie. L'Avvocato Generale vuole completare con una frase nella sua lingua, in arabo, che sarà tradotta poi dalla nostra interprete Suad. أود أن أذكر أني لا أتحدث اللغة الإيطالية ولكني أتحدث اللغتين الفرنسية والإنجليزية وعكفت على أن أحاول أن أتحدث بلغتكم وهي اللغة الإيطالية أن أقرأها على الأقل وأتمنى أن أكون قد حققت أني وهي كانت الكلمة كان هناك كثير من المعلومات أريد إضافتها ولكن لضيق الوقت لم أستطيع أن أقول كل ما أريده وأشكركم جزيلا. Volevo aggiungere, ci tenevo ad aggiungere che io non conosco la lingua italiana, non riesco neanche a leggerla, però conosco la lingua francese e anche la lingua inglese. Quindi ho cercato di sforzarmi il più possibile, anche se i tempi erano molto brevi, molto corti, per poter, diciamo, tradurre e leggere questo discorso nella vostra lingua, per appunto farvi onore. Quindi... Noi ringraziamo moltissimo lo sforzo che ha compiuto l'Avvocato Generale Kamel Samir, che credo che sia una testimonianza di fatto della volontà di collaborazione giudiziaria sul tema del contrasto al traffico illegale dei migranti. E ringraziamo Suad, che ha compiuto uno sforzo direi quasi disumano questa notte per tradurre questo discorso pregno di riferimenti tecnici e ancora una volta apprezzabile anche nei contenuti per quella volontà di cooperazione che testimonia. Io do la parola al procuratore nazionale antimafia Franco Roberti per illustrarci il lavoro di coordinamento svolto dalla Procura nazionale antimafia sui temi di cui ci stiamo occupando da stamattina e sulle prospettive che scaturiscono dal nuovo scenario che si va delineando, sia sul fronte della capacità delle nuove operazioni di procedere al soccorso in mare e contemporaneamente all'accertamento dei reati, sia rispetto al quadro internazionale che si delinea. Grazie, posso avere quel microfono? Grazie, buongiorno a tutti. Un grazie caloroso, sincero e sentito a Giovanni Salvi e ai colleghi di Catania per avermi invitato a intervenire in questo convegno, anche se, avendo ascoltato le relazioni che mi hanno preceduto, in fondo il mio intervento si può ridurre veramente soltanto al pur rilevante, importante ruolo che ha svolto e continuerà a svolgere la Direzione Nazionale Antimafia in questo contesto di indagine e di contrasto giudiziario. Naturalmente è anche l'occasione per incontrare il collega Kamel della Procura Generale Egiziana, con il quale ci accingiamo, e ci tornerò fra un attimo, a stringere un rapporto di collaborazione, di scambio informativo e di sostegno reciproco nel contrasto giudiziario, investigativo e giudiziario alle indagini contro i trafficanti di esseri umani. E quindi è una doppia occasione opportuna e favorevole per me questo incontro di Catania. La Direzione Nazionale Antimafia, dicevo, lo sapete tutti, ma è bene ricordarlo, specie per magari qualcuno più giovane, vedo degli studenti che non lo sappiano, la Direzione Nazionale Antimafia è un ufficio di coordinamento e giudiziario, cioè svolge la sua azione di coordinamento e di impulso investigativo nei confronti delle 26 procure distrettuali antimafia, e si propone, così come era nel disegno originario di Giovanni Falcone, come un ufficio di sostegno, una struttura di servizio
che appunto dà, diciamo, il proprio sforzo di coordinamento verso le procure distrettuali, ne sostiene l'azione e in qualche caso ne vi dà impulso con la, attraverso la raccolta ed elaborazione delle conoscenze che fa la Procura Nazionale Antimafia attraverso i magistrati di collegamento presso le procure distrettuali e attraverso l'elaborazione del sistema informatico, che è un sistema informatico molto avanzato. Il Servizio Cooperazione Internazionale è una struttura interna alla Direzione Nazionale Antimafia e da 20 anni si propone in misura sempre più forte, sempre più centrale, sempre più crescente di sostenere l'azione delle procure distrettuali antimafia proprio nella attività di, nei loro rapporti internazionali, per favorire, diciamo, i rapporti bilaterali sia con i paesi dell'Unione Europea che soprattutto direi a questo punto con i paesi dell'extra Unione Europea che noi consideriamo strategici per il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, sia essa criminalità di tipo mafioso che di tipo terroristico eversivo. La criminalità organizzata transnazionale deve essere contrastata sul piano transnazionale, come del resto vuole la Convenzione di Palermo, e questo postula una sempre più stretta sinergia fra le autorità giudiziarie dei vari paesi che sono interessati a questi fenomeni trasversali di criminalità. Abbiamo stretto negli anni tutta una serie di intese sul piano giudiziario, e attenzione, quindi sono intese che non si vogliono sovrapporre alle intese politiche che competono appunto ai governi stabilire anche sul piano della cooperazione giudiziaria, ma le nostre intese si pongono sul piano operativo. Noi ci proponiamo ai nostri partner, ai nostri interlocutori per stringere protocolli, memorandum di intesa operativi sul piano dello scambio delle informazioni e del sostegno reciproco nell'assistenza giudiziaria. Lo abbiamo fatto con paesi strategici, veramente, da ultimo con la Federazione Russa, con il Comitato Investigativo Russo, che è, diciamo, l'organismo di investigazione russo contro la criminalità organizzata, lo abbiamo fatto con la Turchia, lo abbiamo fatto con la Grecia, ci accingiamo a farlo con l'Egitto, con l'Albania, con la Serbia, alla Serbia addirittura, e ci accingiamo a farlo anche con la Romania. Abbiamo donato il nostro software di banca dati in modo che possano, con il nostro sistema e con la nostra esperienza, sviluppare una attività di contrasto che già è molto sviluppata in quel paese, si è molto sentita, contro la criminalità transnazionale che attraversa i paesi dell'area balcanica, e ci ripromettiamo entro quest'anno di organizzare un grande incontro, una grande conferenza con i nostri partner dell'area balcanica per poter appunto fare un punto di situazione e vedere come meglio poter sviluppare la cooperazione giudiziaria negli anni a venire. Siamo dal 2005 rappresentanti italiani, corrispondenti nazionali di Eurojust, quindi abbiamo un rapporto privilegiato con Eurojust che abbiamo suggellato anche recentemente con un accordo stipulato appunto tra me e il collega rappresentante italiano di Eurojust, attuale nuovo procuratore della Repubblica di Palermo, Francesco Lovoi, che appunto tende anche in questo caso a migliorare lo scambio informativo e dare l'apporto, diciamo, delle nostre conoscenze a disposizione di tutti i paesi dell'Unione Europea. In questo quadro di competenze, di buone intenzioni, di attività, di rapporti, purtroppo nel settembre-ottobre 2013 si sono verificati i fatti tragici di Lampedusa e il naufragio dopo pochi giorni dei 260 profughi siriani al largo delle acque internazionali, che hanno sconvolto tutti, hanno scosso profondamente le nostre coscienze e ci hanno chiamati, anche noi magistrati della Direzione Nazionale Antimafia, a fare qualcosa, a organizzare qualche cosa, a mettere in campo le nostre conoscenze, le nostre attitudini per poter in qualche modo organizzare una risposta efficiente e promuovere una risposta sempre più efficiente, c'era ancora naturalmente in pieno corso Mare Nostrum, una risposta efficiente sia sul piano del salvataggio delle vite umane che sul piano del contrasto giudiziario. Abbiamo riunito tutte le forze in campo, grazie anche ancora una volta ai colleghi di Catania che già si stavano impegnando, già avevano
posto in essere tutta una serie di interventi ispirati a quella giurisprudenza che poi ha trovato, come ricordava prima il collega Liguori, ampio riscontro anche da parte della giurisprudenza e della Cassazione. Quindi già Catania si stava muovendo Reggio Calabria, Lecce e Palermo stavano facendo qualcosa, ci sembrò settembre-ottobre 2013 quello il momento per metterci tutti intorno a un tavolo e stabilire che cosa fare, sia sul piano della salvaguardia delle vite umane che su quello del contrasto giudiziario. Credo che abbiamo fatto un buon lavoro grazie all'apporto di tutti, grazie all'apporto di tutte le forze della difesa, della Marina Militare, Capitaneria di Porto, Agenzia del Demanio, le procure interessate, le tre forze di polizia giudiziaria e servizi centralizzati di polizia giudiziaria, le forze aeronavali della Guardia di Finanza, i Carabinieri e la Polizia di Stato. Quindi ci siamo messi intorno al tavolo e sono venute fuori, ora non sto a ripetere quelle indicazioni di giurisprudenza che già sono state lucidamente indicate prima, sono venute fuori le linee guida per cui da allora, dal gennaio 2014, quando diciamo, sono state pubblicate, tutti sanno che cosa si può e che cosa si deve fare in presenza delle prove di un'associazione finalizzata al traffico di migranti o alla tratta di esseri umani, in presenza di situazioni diciamo, di trafficanti che muovendosi in alto mare e utilizzando le navi, il sistema già descritto delle navi madri e dei barconi più piccoli, entravano e favoreggiavano l'immigrazione clandestina nel nostro paese. Poi il fenomeno si è evoluto, per cui abbiamo dovuto prendere atto che stavano cambiando le rotte, che stavano cambiando le modalità del traffico, che bisognava ritrovarci per affinare ulteriormente, per mettere a fuoco i nuovi problemi e affinare ulteriormente le nostre strategie. Lo abbiamo fatto con una nuova riunione con gli stessi soggetti allo stesso tavolo nel febbraio, il 9 febbraio scorso, quindi pochi giorni fa, e anche in questo caso sono venuti fuori temi inediti, come appunto quello degli interventi che ricordava prima benissimo l'ammiraglio Foffi, temi inediti come quello delle navi che battono bandiera di Comodo, gli interventi in alto mare, la necessità di contrastare non gli scafisti o i pesci piccoli del traffico, ma i grandi trafficanti. Quindi la necessità di rapportarci e di coordinarci sempre di più con i paesi di provenienza del traffico, avendo constatato peraltro che questi paesi erano cambiati e che la Turchia era diventata il punto di riferimento più importante come partenza, come luogo di partenza di questi traffici. Noi abbiamo un rapporto in itinere, un rapporto di collaborazione con la Turchia. Personalmente ci sono stato io ad Ankara nel maggio scorso per incontrare i responsabili dell'amministrazione giudiziaria, ho incontrato anche il Ministro della Giustizia, abbiamo avuto una grande disponibilità a interloquire con noi, ma allo Stato dobbiamo lavorare, ci siamo resi conto che dobbiamo lavorare ancora moltissimo con i turchi, perché non c'è, al di là delle parole e delle buone intenzioni, non c'è ancora una collaborazione particolarmente fattiva, come invece vediamo con l'Egitto, e non per caso sono qui i colleghi egiziani, perché con l'Egitto, grazie alla reciproca buona volontà, una scelta politica delle autorità politiche egiziane, ma anche delle autorità italiane, devo dire, di stringere questo rapporto di collaborazione, oggi possiamo dire che abbiamo un eccellente rapporto con i colleghi egiziani. Lo stesso dovremo necessariamente arrivare a fare con le autorità turche, anche se le condizioni politiche in Turchia sappiamo bene che sono diverse, non sono quelle che ci sono in Egitto e in altri paesi interessati, e quindi bisognerà lavorare molto su questo tema. Ma i temi affrontati in questa seconda riunione sono stati molto importanti. C'è per esempio uno che segnalo, quello della necessità di demolire e smaltire queste navi che ora occupano i nostri porti e che è un problema enorme che dovremo in qualche modo, che so che voi già della Marina Militare avete affrontato ampiamente, state fronteggiando insieme alle dogane, ma è un problema secondo me che man mano che andremo avanti e che accresceremo la nostra azione di contrasto si porrà in modo sempre più pressante e sempre più drammatico. Tra l'altro abbiamo preso atto anche delle difficoltà che ha la nostra amministrazione nella ricevere questi flussi migratori e nel fare anche la identificazione degli immigrati. Le procedure di identificazione degli immigrati devono essere necessariamente accurate,
ma sono perciò stesso anche piuttosto lunghe, quindi diciamo richiedono tempi molto, molto dilatati, molto spesso, che richiedono impegno di personale straordinario, dopodiché una volta identificati bisogna poi trovare, diciamo, soluzioni di sistemazione o di collocazione di questi soggetti, che ovviamente sono situazioni che comportano problemi enormi, che però, diciamo, non riguardano strettamente l'amministrazione giudiziaria, se non per quelle che possono essere le ricadute sul piano dell'ordine pubblico o sul piano del contrasto a reati che queste persone possono commettere nel nostro territorio. Nella seconda riunione ovviamente è entrato in scena il tema del terrorismo e dei collegamenti che ci possono essere fra il terrorismo internazionale e il traffico di migranti. Ora, naturalmente sappiamo bene che sono fenomeni molto diversi. I traffici di migranti e anche la tratta di esseri umani sono una cosa, il terrorismo internazionale è un'altra cosa. Ma ci sono dei punti di contatto, due sostanzialmente. Il primo punto, lo diceva già il collega Liguori prima, ne accennava, il traffico, questi lucrosissimi traffici di migranti possono alimentare in termini di finanziamento anche coloro che agiscono sul piano del terrorismo internazionale. Il secondo punto di contatto naturalmente è dato dal fatto che è la stessa situazione di instabilità della stessa area, parliamo dell'Africa subsahariana, del Maghreb, della Libia, che determina sia i fenomeni di migrazione e di tratta che i fenomeni, o comunque incentiva i fenomeni di terrorismo internazionale. E qui a questo punto, poiché diciamo il legislatore, il governo ha ritenuto di attribuire alla Direzione Nazionale Antimafia, l'ufficio che ho l'onore di dirigere, competenze in materia di coordinamento anche delle indagini contro il terrorismo internazionale in particolare, permettetemi di fare qualche piccola osservazione. Io credo che opportunamente questo intervento, questo decreto legge che è stato pubblicato pochi giorni fa, abbia completato un iter normativo che già fin dal 2001 portava, attraverso la distrettualizzazione delle indagini in materia di terrorismo e poi l'attribuzione con la previsione con l'intervento legislativo del 2005 di nuove più specifiche figure di reato per il contrasto al terrorismo internazionale, questo iter normativo è stato completato con l'attribuzione alla Procura Nazionale Antimafia delle competenze di coordinamento. Noi abbiamo esperienza in materia di contrasto al terrorismo internazionale, lo ricordava l'altro giorno a Roma nell'intervento all'ISPI il collega Armando Spataro, che ha lunga esperienza in materia. Noi abbiamo esperienze di contrasto anche con risultati giudiziari molto positivi, abbiamo utilizzato gli strumenti che ci sono stati dati dal legislatore nel 2001 e nel 2005, abbiamo contestato e fatto condannare un notevole numero di jihadisti per il reato di associazione con finalità di terrorismo internazionale. Non dimentichiamo che abbiamo conoscenza di questa fenomenologia dell'associativismo, dell'associazionismo criminale terroristico, anche con riferimento alle cellule jihadiste che si muovevano nel nostro paese, sia pure utilizzandolo come base logistica e non come luogo di attentati, fin dagli anni 2000. Queste cellule avevano già allora struttura molecolare. Il reato di associazione con finalità di terrorismo, a differenza degli altri reati associativi che conosce il nostro ordinamento, prevede la possibilità di costituirsi soltanto con due soggetti, con due persone che ne fanno parte, a dimostrazione del fatto, mentre le altre associazioni prevedono almeno la presenza di tre soggetti. Quindi già il legislatore del 2001 prevedeva che un'associazione di terroristi internazionali potesse essere composta soltanto da due persone. Abbiamo contrastato questo tipo di associazionismo criminale, ripeto, con positivi risultati che stanno lì, si sono consacrati in sentenze di condanna definitive. Abbiamo oltretutto, diciamo, fatto questa azione giudiziaria di contrasto nel pieno rispetto delle garanzie processuali e delle garanzie della persona umana. Non abbiamo mai cercato scorciatoie, una sola cosa abbiamo fatta, ma non era una scorciatoia. Nel 2004 io personalmente, insieme ai colleghi spagnoli, eravamo alla vigilia purtroppo degli atroci attentati di Madrid, andammo in Algeria accompagnati da Eurojust per chiedere ai magistrati, alla magistratura algerina, di darci il supporto probatorio, quelle che loro chiamavano con un
termine brutto, le liste di proscrizione, cioè le liste di quelli che ritenevano fossero gli affiliati, diciamo, alle organizzazioni jihadiste, che all'epoca erano il gruppo Salafita Predicazione e Combattimento affiliato ad Al-Qaeda. Ecco, noi chiedemmo queste liste di proscrizione perché potessero, ai colleghi algerini, perché potessero costituire la base di conoscenza per poter procedere nei confronti dei soggetti che si trovavano nel nostro paese e che agivano in funzione di supporto logistico al terrorismo internazionale nel nostro paese verso gli altri paesi europei, come purtroppo poi si verificò in Spagna nel 2004 e nel Regno Unito nel 2005. Ottenemmo, grazie, devo dire, voglio ricordarlo, all'impegno del ministro Pisanu, ministro dell'interno all'epoca, la risposta che chiedevamo dai colleghi algerini, e poi abbiamo potuto, grazie anche a questo apporto probatorio, ottenere risultati giudiziari tangibili sul piano del contrasto. Ora abbiamo questo nuovo strumento del decreto legge antiterrorismo, pieno di ottime soluzioni normative, con previsione di nuove ipotesi di reato che aggiornano, diciamo, il quadro lo strumentario normativo, con previsione di garanzie funzionali maggiori e più estese necessarie per gli appartenenti ai servizi di informazione, con previsione di estensione delle misure di prevenzione anche a coloro che si accingono a partire per l'estero per fare i foreign fighters, insomma tutta una serie di interventi molto positivi da valutare sicuramente favorevolmente. Un po' meno, devo dire, devo segnalarlo perché ho il dovere di farlo, è la soluzione trovata nell'attribuire sì al procuratore nazionale antimafia poteri di coordinamento verso le 26 procure distrettuali, ma senza che il procuratore distrettuale antimafia, a differenza di quanto gli è consentito di fare per le indagini antimafia, cioè il poter disporre dei servizi centralizzati di polizia giudiziaria, senza che nel caso di indagini in materia di terrorismo il procuratore antimafia e antiterrorismo possa ugualmente disporre dei servizi centralizzati di polizia giudiziaria. A me è chiaro, è una soluzione di compromesso, lo capisco benissimo, ma bisognerà spiegare pure ai cittadini perché ciò che il procuratore antimafia e antiterrorismo può fare nei confronti delle mafie non lo può fare in indagini in materia di terrorismo. Bisogna spiegarlo in qualche modo, lo capiamo noi, ma bisogna spiegarlo, anche perché, vedete, il non poter disporre da parte del procuratore antimafia e antiterrorismo dei servizi centralizzati di polizia giudiziaria, attenzione, non parliamo dei servizi segreti, parliamo dello SCO, dello SCICO, del ROS, cioè di quelli che sono venuti al tavolo, a quei due tavoli che citavo prima, insieme all'ammiraglio Foffi, a parlare di queste cose. È difficile dire che poi nei confronti di queste istituzioni, di questi organismi di polizia, il procuratore antimafia non possa disporre, cioè non possa richiedere informazioni, non possa dare indicazioni direttive di indagini, come è stato fatto finora. E bisognerà, io non vorrei che si arrivi al paradosso, alla prossima riunione, la terza che faremo, caro ammiraglio, che magari parlando di immigrazione clandestina e di contrasto al traffico di migranti dovremo stare attenti, o io personalmente dovrò stare attento, a non chiedere allo SCO, al ROS, allo SCICO informazioni troppo dettagliate sulle indagini che stanno facendo, perché qualcuno potrebbe legittimamente rispondermi, magari non lo farà, ma potrebbe farlo: guardi, io non sono tenuto a darle queste informazioni perché lei non dispone dell'organismo che io rappresento per le indagini antiterrorismo, ma ne dispone soltanto per le indagini antimafia. Secondo me è una contraddizione che il Parlamento, nella sua sovranità e autonomia, dovrà risolvere attribuendo anche in questo caso poteri di disponibilità al procuratore antimafia e antiterrorismo. Ma comunque, diciamo, è già un fatto che ci sono questi poteri di coordinamento che la Procura Nazionale Antimafia, grazie anche al suo sistema di banca dati, cercherà di sviluppare e di mettere naturalmente al servizio delle procure distrettuali. Bisognerà andare avanti, bisognerà organizzarsi, bisognerà stringere i rapporti di collaborazione, ripeto, con tutti, in particolare con l'Egitto, come ci accingiamo a fare, e con i colleghi e le istituzioni della Turchia. Bisognerà spingere, e questa è una grande sfida, per la revisione e l'attuazione della Convenzione di Palermo, perché vedete, la Convenzione di Palermo sta scritta sulla carta, ma è molto poco attuata negli ordinamenti interni. Ci sono le enunciazioni, ma se poi andiamo a vedere, è molto poco attuata, e questo è diventato indispensabile. Avere una collaborazione sempre più stretta sui principi e sui protocolli di Palermo è diventato fondamentale e urgente.
Sento dire che la prossima riunione del comitato che dovrebbe provvedere all'attuazione della convenzione è fissata per settembre 2015, è troppo tardi rispetto all'emergenza che ci troviamo a fronteggiare, quindi bisogna insistere per attuare rapidamente e per far capire ai nostri partner a livello delle Nazioni Unite che è fondamentale una risposta corale sul piano del contrasto investigativo e giudiziario al terrorismo internazionale e a questi fenomeni, diciamo, collaterali ma convergenti come il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. Così come, e mi avvio a concludere, c'è una direttiva, la direttiva del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea recente del 3 aprile 2014 relativa all'ordine europeo di indagine penale. Non è stata promossa da noi, altri 8-10 paesi dell'Unione hanno promosso questa direttiva, ma l'ordine europeo di indagine penale è uno strumento molto che si potrebbe rivelare molto efficace, potrebbe farci superare tutte quelle strettoie, quelle impasse, quelle difficoltà che oggi ancora frenano i meccanismi di assistenza giudiziaria, perché è una cosa molto agile, è uno strumento molto agile che ci consente di andare a concertare, io ne parlavo ieri con i colleghi del Regno Unito che sono qui in Italia per fare indagini in materia di riciclaggio, ecco, ci potrebbe portare a concertare direttamente con i nostri omologhi, delle autorità giudiziarie, i nostri omologhi, attività di indagine sul campo senza passare necessariamente per le strettoie rogatoriali o per quelle ingessature dell'assistenza giudiziaria che siamo abituati a dovere in qualche modo, diciamo, scontare. Allora abbiamo davanti una sfida enorme, abbiamo da un lato i fenomeni di migrazione di tratta, dall'altro questi fenomeni di terrorismo internazionale che possono trovare punti di coincidenza. Sono problemi giganteschi, sono problemi politici rispetto ai quali noi magistrati possiamo dare il nostro sostegno. Credo che stiamo facendo con le forze di polizia il nostro dovere. Siamo tutti convinti, lo si diceva anche l'altro giorno a Roma, che le nostre forze di polizia, i nostri servizi segreti sono fra i migliori del mondo. Questo orgoglio nazionale è consolatorio, ma ci conferma anche in questo profondo convincimento. Però, pur essendo certi di essere i migliori o tra i migliori, dobbiamo essere consapevoli che da soli non si va da nessuna parte, e il senatore Minniti ce lo ha detto lucidamente l'altra volta e credo ce lo ripeterà anche in questa occasione. Quindi non possiamo che promuovere sempre di più la cooperazione internazionale, la sfida è enorme, e diciamo che questo momento di crisi senza precedenti può essere anche l'occasione per un riscatto. La parola crisi, termine crisi, viene dal sostantivo greco crisis, che significa scelta, e ci fa capire che di fronte a una situazione di pericolo, anche di pericolo imminente come quello che abbiamo davanti, si viene fuori assumendosi la responsabilità delle scelte, scelte difficili, scelte pesanti, scelte impopolari ma necessarie. L'ora delle scelte batte alle nostre porte, cerchiamo di non farci trovare per superficialità, per impreparazione, per sopravvalutazione di noi stessi, comunque drammaticamente impreparati, ma sono convinto che ciò non accadrà. Grazie. Penso che non avremmo potuto scegliere una consecutio temporum migliore di quella che si è profilata nei fatti. Do la parola, dopo l'intervento del procuratore nazionale antimafia, al sottosegretario Marco Minniti per il suo intervento. No, mi scuso innanzitutto per l'intrusione, nel senso che non era un gesto di prepotenza quello di dire che non potevo rimanere nel pomeriggio, ma essendo stato reclutato last minute dal procuratore Salvi, diciamo, e volendo a tutti i costi partecipare a questo vostro appuntamento, ho tempi abbastanza contingentati e quindi mi scuso con voi per non poter partecipare a tutto il complesso dei lavori di questa riunione. Mi scuso soprattutto con coloro che hanno parlato e non ho ascoltato, innanzitutto l'ammiraglio Foffi. Devo dire che considero molto importante questo appuntamento e considero anche il fatto che si discuta di queste questioni in maniera molto appassionata nel nostro Paese un elemento di forza del nostro Paese. Naturalmente, mentre dico questo, mi sia consentito avere un occhio particolare di riguardo nei confronti del dottor Roberti, diciamo che
purtroppo è costretto ad ascoltarmi molte volte in questi giorni e capisco la noia, diciamo, che produrrò in lui, diciamo, ma purtroppo è capitato che stiamo andando, diciamo, a fare delle cose spesso insieme. A tutta la mia comprensione, sinceramente, diciamo, però non posso farci altro. Perché è molto importante discutere apertamente di queste cose? È molto importante farlo qui, in una sede promossa da un'organizzazione importante della magistratura italiana. È importante farlo qui, a Catania, nel cuore del Mediterraneo, perché stiamo toccando delle questioni cruciali nella vita del nostro paese. Se mi è consentito, io quando parlerò dell'Italia, d'ora in poi vorrei che noi ci intendessimo. Quando parlo dell'Italia parlo sempre dell'Europa. Nel senso che più in generale, ma soprattutto su questi temi, il destino dell'Italia e dell'Europa non è un destino separabile. E vorrei che questo fosse chiaro a tutti. Fosse chiaro innanzitutto agli italiani. Ma se mi consentite, deve essere molto chiaro anche agli europei. Su queste questioni non è possibile la politica della divisione del fardello. Non è possibile, cioè, stabilire che c'è qualcosa che si può scaricare su altri. Non può essere scaricato il peso sull'Italia, né l'Italia può pensare di scaricarlo su altri. Noi siamo un continente. E nel momento in cui ci approcciamo con il Mar Mediterraneo, questo è un punto che riguarda l'intero continente europeo, non soltanto il suo confine fisico con il Mediterraneo. Vedete, noi con forza abbiamo posto una questione, e poi voi vedrete quanto questo sia cruciale anche per le questioni che riguardano l'immigrazione. Ci abbiamo posto una questione facendo anche un po' i birichini, diciamo, a livello europeo, e cioè che a un certo punto si tenessero insieme con un principio di parallelismo diplomatico le due grandi crisi che in questo momento l'Europa deve affrontare. C'è una grande crisi a nord dell'Europa e noi non la sottovalutiamo, è la crisi dell'Ucraina. E Dio sa quanto è importante e come è giusto che l'Europa si impegni fino in fondo utilizzando anche le personalità più importanti che l'Europa c'ha. L'Europa è stata protagonista di un negoziato difficilissimo sull'Ucraina. Un negoziato che ha portato a un esito importante, sia pur siamo consapevoli nella sua fragilità. E tuttavia c'è un punto cruciale, che l'Europa ha due straordinarie emergenze, una è a nord e un'altra è a sud. E l'altra a sud è il Mediterraneo, è la Libia. E queste due emergenze l'Europa deve affrontarle in contemporanea. E perché, guardate, quando noi parliamo del Mediterraneo, parliamo della Libia, poi io dirò qualcosa anche al dottor Samir, amico egiziano, io ho apprezzato molto il suo intervento, ho apprezzato tantissimo, diciamo, lo sforzo che ha fatto di poterlo leggere in italiano. Di recentissimo sono stato nel suo paese, ma poi ritornerò su questa vicenda. Il Mediterraneo in questo momento è un luogo cruciale. È un luogo cruciale per la sicurezza del pianeta. Nei prossimi anni, non nelle prossime settimane soltanto, ma nei prossimi anni si giocherà nel Mediterraneo una partita cruciale per la sicurezza dell'intero pianeta. E quindi noi dobbiamo affrontare la partita del Mediterraneo forte di questa consapevolezza. In questo ambito si inserisce la partita di cui oggi noi stiamo discutendo, che è il tema dell'immigrazione, un'immigrazione straordinariamente importante che ha assunto negli ultimi anni una dimensione vera e propria di carattere epocale. Qui c'è il prefetto Morcone che parlerà dopo di me, toccherà a lui spiegare le strategie del Ministero dell'Interno. Come voi sapete, io non mi occupo di queste cose, insomma, mi occupo di servizi segreti, insomma, un po' di sicurezza nazionale, un po' di altre questioni. E tuttavia non è che le cose siano totalmente separate, diciamo. Però non posso parlare per nome e per conto del Ministero dell'Interno, qui c'è il prefetto Morcone che è espertissimo e un grande conoscitore della materia. Mi limiterò soltanto a tracciare alcuni punti di riferimento di carattere generale. La prima cosa, qual è la caratteristica di questo movimento migratorio?
Insomma, noi dobbiamo intenderci. E questo straordinario movimento migratorio è il frutto di un collasso di pezzi interi del continente africano, di realtà che sono precipitate drammaticamente dentro la situazione di guerra. Nel momento in cui noi affrontiamo il tema della presenza di IS nel conflitto siro-iracheno, nel momento in cui affrontiamo il tema di IS che attraverso una campagna militare di carattere convenzionale ha preso il controllo di un pezzo della Siria e di un pezzo dell'Iraq, sappiamo che lì c'è stato uno straordinario movimento migratorio. Un movimento migratorio che ha influenzato e che va verso l'Europa e che tuttavia porta dei paesi là direttamente impegnati ad assumersi responsabilità straordinarie. Il confine siro-turco, il confine siro-giordano, parliamo di centinaia di migliaia di persone, in alcuni casi di milioni di persone, che scappano a un conflitto, scappano a una guerra, scappano a persecuzioni di qualunque natura, di carattere religioso, di genere, nei confronti dell'infanzia. Cioè noi abbiamo quindi di fronte qualcosa che ha cambiato obiettivamente il corso del mondo. Di questa cosa dobbiamo parlarne con un po' più di coraggio. Seconda questione. Noi dobbiamo misurarci con questo fenomeno non per tempi brevi, e sapendo che quando parliamo dell'immigrazione noi dobbiamo tenere conto di due facce, che sono due facce che nel rapporto in una democrazia con l'opinione pubblica dobbiamo sempre di più sforzarci di tenere insieme, che sono il tema della solidarietà e dell'accoglienza e il tema della sicurezza. Stiamoci attenti a non perdere né l'uno né l'altro. Perché se noi ci dovessimo presentare soltanto con un aspetto puramente securitario, non parleremmo a un pezzo del cuore del nostro popolo, che sa quanto sia importante per noi italiani mantenere il principio dell'essere solidari, dell'essere accoglienti. E se però contemporaneamente ci limitassimo soltanto a parlare dell'accoglienza, della solidarietà e non parlassimo della sicurezza, finiremmo per non parlare, per consentire che un pezzo della nostra opinione pubblica possa essere oggetto, diciamo, dell'irretimento di visioni, diciamo, di chiusura unilaterale, di rottura, di paura verso l'altro da sé. Questo è un punto cruciale in una democrazia: accoglienza, solidarietà e sicurezza. Seconda questione. Da dove vengono? Io ho ascoltato il dottor Liguori, le cose che ha detto, non lo conosco ma si capisce che è un esperto della materia, mi fa piacere. Ci ha detto due cose. Una è fondamentale, cioè gran parte, diciamo, del flusso che è arrivato in Italia, poi parleremo un attimo di Mare Nostrum e di tutto il resto, l'ammiraglio Foffi probabilmente l'avrà già detto, ma io mi ripeto perché non l'ho ascoltato. Gran parte del flusso che noi abbiamo affrontato, diciamo, lo scorso anno, con numeri notevolissimi, diciamo, viene dalla Libia. Più del 90% viene dalla Libia, 92-93%, insomma, non fatemi fare le percentuali al minuto, diciamo, perché poi quell'1% può cambiare da un momento all'altro. Ma la cosa più incredibile è che viene il 93-94% viene dalla Libia, ma non sono libici. E cioè noi abbiamo lì un punto per cui da varie realtà dell'Africa, da varie realtà del Medio Oriente arrivano persone che passano attraverso la Libia. Quello è un punto che ci interroga su una cosa che dirò di qui a qualche momento, che è il tema della stabilizzazione della Libia, ma che affronterò di qui a qualche minuto. Poi c'è un'altra rotta. La rotta è quella turca di cui il dottor Liguori ci ha parlato con grande padronanza della situazione. Anche quella non va sottovalutata. Noi sappiamo perfettamente che quando parliamo del traffico di uomini, purtroppo, e parliamo di situazioni che possono spostarsi rapidamente, noi alla fine degli anni 90 avevamo, diciamo, che la prima via di accesso all'Europa era la rotta balcanica.
E poi la rotta balcanica a un certo punto si è chiusa, siamo stati capaci di affrontarla. Ma siamo stati capaci di affrontarla, guardate, facendo una doppia operazione che era insieme di capacità di gestire il traffico, ma anche di affrontare il tema del punto da dove partivano. Cioè, quale più straordinaria soddisfazione per uno come me che è arrivato ormai a un certo punto, a una certa età. Io purtroppo mi sono dovuto occupare anche allora dei Balcani, insomma è una specie di coincidenza, insomma, diciamo, mi occupo sempre di queste questioni, insomma. E quale soddisfazione più straordinaria? L'altro giorno accendere la televisione e vedere che in un importante talk show televisivo c'era il primo ministro albanese che veniva intervistato, diciamo, quasi considerandolo giustamente un riferimento importante dell'intera Europa. E se nel 1999 mi avessero detto che si sarebbe arrivato a questo punto, io non ci avrei creduto. L'Albania era in condizioni difficilissime. Andare in Albania era un viaggio molto impegnativo, quasi un viaggio oltremare, come si sarebbe detto una volta, e noi ci andavamo. C'erano i campi d'accoglienza a Kukesh. Mi ricordo che a un certo punto andai a trovare i migranti in questo campo d'accoglienza, gente che scappava dal Kosovo, e c'erano i nostri volontari che facevano la pasta al sugo, diciamo, e gli mettevano il parmigiano sopra. Per i nostri volontari era una cosa straordinaria, soltanto che a coloro che scappavano dal Kosovo la pasta al sugo con il parmigiano sopra non piaceva. Volevano, diciamo, un altro tipo di alimentazione che era più tipica, diciamo, dei paesi balcanici. E andare a spiegarglielo alla nostra organizzazione di alpini, che erano là, che passavano le loro ferie ad aiutare le persone in Albania, è sembrata una cosa pazzesca, ma alla fine gliel'ho spiegato, diciamo, perché per loro dagli, diciamo, come dire, pasta al sugo con il ragù e con il parmigiano sopra, tra l'altro una parte di questi erano emiliani, diciamo, per cui la cosa era per loro il top, diciamo, spiegargli che dovevamo fermarci un attimo con la pasta al sugo e pensare, diciamo, di avere altri tipi di cose, è stata una cosa particolarmente complicata. La Turchia. E qui c'è un punto, e cioè noi dobbiamo sviluppare, come è stato detto, l'ha detto anche il procuratore Samir, rapporti bilaterali o multilaterali su questo tema, perché è chiaro che più hai capacità di controllo della situazione, più sei in grado di governare i flussi e i fenomeni. Noi l'abbiamo fatto, abbiamo rapporti con la Turchia, sono molto contento che anche il dottor Robetti ci ha detto che c'è una cooperazione giudiziaria molto importante da questo punto di vista. Non tocca a me dirlo, ma il ministro dell'Interno, penso 15 giorni fa, 20 giorni fa, è andato in Turchia. Mi ha detto che ha trovato nel governo turco una rispondenza. Io sono stato, adesso non mi ricordo più, ma insomma penso avantieri, in Egitto, sono andato diciamo, a portare la solidarietà dopo la vicenda del massacro dei 21 egiziani, diciamo, da parte di IS. Però abbiamo parlato anche di immigrazione e abbiamo confermato una stretta cooperazione con gli egiziani, c'è una cooperazione con i tunisini, ma poi tutte queste cose le dirà il prefetto Morcone. Quello che però a me serviva in questo momento è dire che tutta questa cooperazione che possiamo fare in giro non la possiamo fare con la Libia. E perché in Libia c'è una evidente situazione di non controllo istituzionale dello Stato. Non è un caso che il 94% viene dalla Libia, per una ragione semplicissima, perché si va nel punto in cui non c'è un'istituzione in grado di controllare il flusso, perché altrove ci sono istituzioni in grado di controllare il flusso. Allora tutto questo comporta, e vado rapidamente alla conclusione, che noi sul tema dell'immigrazione dobbiamo fare un doppio movimento. Vedete, il termine doppio movimento era un bellissimo film di Wim Wenders, non so chi di voi l'ha visto, ma insomma, un film strepitoso, diciamo, si chiama appunto doppio movimento. Naturalmente non c'entra nulla con quello che io dirò da questo momento, ma io strumentalizzo Wim Wenders perché il termine doppio movimento mi è sempre piaciuto moltissimo. Un doppio movimento. Il primo movimento è appunto la partita che si gioca nel Mediterraneo. Noi abbiamo avuto un lavoro straordinario con Mare Nostrum. L'Italia si è fatta unilateralmente carico di una delle stagioni più difficili nella storia del Mediterraneo, unilateralmente carico di una delle storie, dei momenti più difficili nella storia del Mediterraneo. L'abbiamo fatto grazie alla Marina Militare, c'è qui l'ammiraglio Foffi che è il capo della squadra, io
colgo l'occasione per veramente per ringraziarlo di cuore, diciamo, a nome del governo, per quel piccolo pezzo di governo che posso rappresentare. La Marina ha fatto un lavoro strepitoso e che ci ha riempito d'orgoglio. Ha fatto parlare di noi bene in tutto il mondo. E l'abbiamo fatta appunto facendoci carico. E poi c'è stato un lavoro straordinario che si è fatto nell'accoglienza, che ha fatto il Ministero dell'Interno. Adesso le cifre mi sembra che siano circa 180.000 persone nel 2014. Non piccolissime cifre. Noi siamo un paese di 60 milioni di abitanti, 180.000 persone, e la rete ha funzionato. Noi non abbiamo dichiarato stato d'emergenza, cioè questo è un punto d'orgoglio del governo italiano. Abbiamo accolto nel 2014 180.000 persone senza mai dichiarare lo stato d'emergenza, e sappiamo che lo stato d'emergenza è quella cosa che viene immediatamente invocata appena c'è qualcosa che esce fuori dalla normalità. Mentre facevamo Mare Nostrum, tutti quanti noi, l'Italia intera, indipendentemente dalle colorazioni politiche, ha detto una cosa semplicissima: benissimo, l'Italia si fa carico, ma deve essere l'Europa, chiediamo all'Europa di farsi carico. Allora è del tutto evidente che Triton non è Mare Nostrum, è così. E tuttavia, nel momento in cui c'è un'assunzione di responsabilità non ancora sufficiente, ma di responsabilità dell'Europa, il nostro ruolo in questo momento, il nostro compito, non deve essere quello di tornare all'impegno unilaterale nazionale, ma deve essere quello di chiedere che l'Europa si impegni di più in Triton. Si impegni di più in Triton, l'abbiamo fatto. Abbiamo ottenuto già qualche segnale parziale importante, c'è stato un aumento dei fondi per Triton. Bisogna rafforzare la componente SAR di Triton Search and Rescue. Dobbiamo cioè pensare che in questo momento il ruolo dell'Italia non deve essere quello di dire bene di fronte alle difficoltà che ci sono, che io non nascondo. Non deve essere quello di dire ritorniamo all'impegno solitario, ma deve essere quello da grandi protagonisti dell'Europa di chiedere che l'Europa faccia di più. Seconda questione, finisco. Questo è un aspetto della questione. L'altro aspetto cruciale è la stabilizzazione della Libia. E qui è successo un fatto, non di piccolissimo conto. E cioè nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, è apparso con evidenza che abbiamo avuto delle infiltrazioni di IS in Libia. Non che IS ha preso il controllo della Libia, come a volte diciamo con maniera un po' troppo, tra virgolette, facile diciamo. Ci sono delle infiltrazioni, si controlla dei pezzi della Libia, Derna, Sirte. Si è fatto un attentato a Tripoli molto importante, quello nei confronti dell'Hotel Corinzia. E nel momento in cui avviene questo, noi abbiamo obiettivamente un salto di qualità della crisi libica. Un salto di qualità che ci obbliga a fare fondamentalmente due cose. La prima è quella di chiedere alla comunità internazionale, come abbiamo fatto alle Nazioni Unite, di rafforzare il proprio impegno. Il tema di cui stiamo oggi discutendo passa attraverso un processo di stabilizzazione della Libia e di altri paesi dell'Africa del Nord e del Medio Oriente, ma innanzitutto della Libia. Secondo aspetto, e che deve essere evidente per tutti quanti noi, che non è possibile per l'Italia né per l'Europa, ma se mi è consentito appunto per quei destini incrociati, non è consentito per l'Europa né per l'Italia poter pensare di avere a poche centinaia di miglia da dove stiamo parlando una Somalia che si affaccia nel Mediterraneo. Questo è il cuore della questione. Noi non ce lo possiamo consentire. Infine, e concludo, in tutto ciò c'è un terzo aspetto che ha affrontato benissimo il dottor Roberti,
che ha affrontato anche con atti concreti il dottor Liguori, si è fatto un lavoro straordinario della Procura di Catania in questi mesi, in questo ultimo anno e mezzo, che io apprezzo moltissimo, e che è il lavoro contro e l'azione di contrasto contro i trafficanti di uomini. Questo è un altro aspetto cruciale. Posso dire una cosa? Insomma, lo dico così, cioè io sono impegnato, voi sapete il mio giudizio sul tema della irriducibilità del conflitto con IS e con il terrorismo. IS lancia una sfida alla comunità internazionale che è irriducibile. Posso però dirvi che i trafficanti di uomini non sono una cosa meno importante. Non c'è cosa peggiore che quella di giocare con la vita delle persone, di giocare un gioco cinico fatto soltanto per potersi arricchire, punto, costi quel che costi, con l'idea magari di mandarli scientemente a morte per poter poi alzare il prezzo del transito attraverso il Mediterraneo. Cioè, non c'è cosa di più sconvolgente, di più cinico, di più cosa che colpisce allo stomaco. Noi dobbiamo colpirli. Posso dirvi che un altro aspetto di questa partita è la lotta senza quartiere, perché ci sono due aspetti. Il primo, c'è un rapporto tra questi trafficanti di uomini e le mafie italiane. Non è un caso che il dottor Roberti se ne è occupato, perché c'è un punto di relazione. In alcuni casi ci sono state indagini che ci hanno fatto disvelare proprio il punto di connessione. E poi c'è un altro aspetto, che nel momento in cui si deteriora la situazione libica, più si deteriora la situazione libica, più i trafficanti di uomini sono, diciamo, tra virgolette, dominus degli affari. Ed è tutto evidente che a un certo punto ci può essere un punto di contatto anche con l'organizzazione terroristica tout court, per ovvie ragioni, perché in un momento in cui c'è uno Stato che è fragilissimo, non ci sono più entrate economiche, i pozzi petroliferi sono fermi, l'unica cosa che funziona è il traffico di esseri umani, a quel punto il traffico di esseri umani può diventare un punto dominante nella situazione economica e sociale di quel paese. D'altro canto è storia, voi siete magistrati, lo sapete meglio di me. È storia dell'umanità che tutte le grandi organizzazioni criminali, sia esse terroristiche, sia esse di criminalità organizzata, sia esse di altra natura, poi alla fine finiscono per trovare dei punti di contatto per ovvie ragioni, perché c'è un punto di connessione. Faccio un esempio: noi parliamo moltissimo del fatto che IS si sovvenziona per esempio con il contrabbando di petrolio, è assolutamente vero, ma non è che IS c'ha una struttura speciale che fa il contrabbando di petrolio. No, IS si rapporta con quelli che fanno storicamente contrabbando di petrolio, punto. Ed è per questo, e ho finito su questo, che l'intuizione che ha avuto, che si è avuta, diciamo, poi vediamo il Parlamento se la approverà, se la migliorerà, di avere una struttura speciale della Direzione Nazionale Antimafia vocata all'antiterrorismo, è un punto importantissimo, ma non perché c'era già la DNA e quindi non sapevamo dove mettere l'antiterrorismo e l'abbiamo messo là. No, perché c'è un punto di contatto tra queste cose ed avere un punto di visione comune in questo punto, da questa questione, è cruciale, perché avere un punto di visione comune è un punto di vantaggio nella capacità di prevenzione e di repressione. Non so se è chiaro. La visione comune è un punto di vantaggio nell'azione di prevenzione, per questo noi dobbiamo avere il massimo di scambio di informazioni, perché quello ci consente di avere la visione comune. Infine, io ho concluso veramente, mi scuso per averla fatta molto lunga, però insomma io mi appassiono quando parlo di queste cose, cerco ogni volta, parto col commitment di dire devo parlare pochissimo, poi alla fine finisco per debordare perché mi faccio prendere la mano e chiedo scusa agli organizzatori per averlo fatto. L'ultima cosa è una raccomandazione. La raccomandazione sta in questo. Noi qui siamo di fronte a una grande, come si dice, insomma, corrente di pensiero, io la uso così, insomma, non offendo nessuno, dico una corrente di pensiero della magistratura italiana, diciamo. E di fronte a questo, qual è il punto? Perché io giro in questo tipo di iniziative?
facendo magari meno iniziative, diciamo, di appartenenza alle quali io, diciamo, non sono molto interessato. Per una ragione semplicissima, perché di fronte a questa sfida c'è un punto che io considero fondamentale, cioè che l'Italia reagisca come sistema paese. Questo è il punto. Perché il dottor Roberti diceva una cosa bellissima, che io condivido. E crisi vuol dire anche scegliere. Il problema è che l'Italia ha un punto di fragilità quando è chiamata a scegliere. Nel senso che noi siamo abituati, poi tra l'altro la lingua italiana è una lingua straordinariamente bella, che però è dotata, diciamo, di tanti sinonimi. Siamo la lingua della, posso usare un termine un po' impegnativo, ricordandomi il mio precedente mestiere, la mia precedente vita, è fortemente, ha un principio di ambiguità in sé la lingua italiana. E quindi consente anche a volte di fronte a una scelta di trovare un modo per, diciamo, spiegarla, diciamo, in un altro modo, diciamo. Ecco, ora il problema è questo, che noi abbiamo scelte davanti. E le scelte, una grande democrazia come l'Italia, che è una grande democrazia, che vuole vincere la sfida del terrorismo, la sfida dell'accoglienza, la sfida contro i criminali che fanno il traffico di uomini con le armi della democrazia, non con strumenti eccezionali e straordinari, ma con le armi della democrazia. Se vuole fare questo deve agire come sistema paese, deve agire come un sistema che si parla e che agisce insieme, perché come noi affronteremo i prossimi mesi, perché il tempo è un tempo che corre molto veloce, che corre molto veloce nel Mediterraneo e corre molto veloce in Libia, come noi affronteremo i prossimi mesi, noi avremo di fronte la possibilità di comprendere come affronteremo i prossimi anni. Mai come adesso, l'oggi e il futuro anteriore, il dopodomani, dopodomani e dopodomani sono strettamente collegati. Quello che facciamo oggi è fondamentale per quello che succederà nel futuro anteriore della nostra civiltà, della nostra paese e dell'intera Europa. Grazie. Ringrazio a nome di tutti il sottosegretario Marco Minniti. Lo scopo del seminario è ascoltarsi reciprocamente, questa era la nostra missione, politica, magistratura, amministrazione pubblica e volontariato, tutti i soggetti coinvolti. In questo momento secondo me abbiamo realizzato questo ascolto reciproco per comprendere quello che ciascuno di noi fa tutti i giorni, che sembra scontato ma gli altri non conoscono, e ascoltare quello che gli altri fanno. Il dottor Samir Kamel voleva fare una brevissima riflessione a seguito dell'intervento del sottosegretario. شكرا جزيلا على التواجد في هذا المحفل الرائع ولابد التأكيد على شيء يمكن من رؤيتنا للمشكلة هي فعلا مشكلة كبيرة وخطيرة وأخطر حاجة زي ما تم الذكر هي الحدود الليبية في مواجهة أوروبا وفي مواجهة إيطاليا تحديدا وهذه المسألة من المؤكد أن هي تصعب على أي دولة السيطرة عليها لأنها حدود وطنية لدولة أخرى لديها مشاكل وجميعا نعلم هذه المشاكل فالحل يكمن بالنظر ليس إلى الجانب الليبي وليس في الجنوب ولكن في الشمال الحل من الشمال من ناحية أوروبا فلابد من العلم أن الحدود الإيطالية ليست حدود إيطاليا فقط ولكنها حدود أوروبا وإيطاليا تعتبر مدخل الهجرة غير الشرعية والتي ليست فقط الهجرة غير الشرعية ولكنها تحمل بين طياتها الإرهاب أيضا لأن من ضمن المهاجرين غير الشرعيين قد يكون هناك إرهابيين فلابد من حماية تلك الحدود ليس فقط من الجانب الإيطالي أو السلطات الإيطالية ولكن لابد أن يتم حماية هذه الحدود من جانب أوروبا لأنه في النهاية هذه المشكلة هي لأوروبا كلها فالاتحاد الأوروبي أرى أن لابد من مشاركة الاتحاد الأوروبي وكافة الدول الأوروبية في حماية بوابة أوروبا للإرهاب وللهجرة غير الشرعية وهي إيطاليا
فهذا مقترح أرى أنه سيكون الحل الجذري لهذه المشكلة. Grazie per avermi dato di nuovo la parola. Volevo aggiungere, proporvi una soluzione, quella di poter agire nel modo migliore secondo me. Cioè quello, dato che in Libia la situazione è veramente irrecuperabile, e per fermare questo flusso migratorio molto elevato, cioè eccessivo, dovremmo puntare non solo appunto sul territorio libico, cioè che secondo me è difficile da recuperare, ma proteggendo i nostri confini, cioè i confini italiani, perché i confini italiani secondo me sono i confini europei, cioè la porta per poter entrare in Italia. E dico questo perché secondo me non è solo per combattere l'immigrazione clandestina, ma anche e soprattutto il terrorismo, perché l'immigrazione clandestina è terrorismo, porta terrorismo. Quindi secondo me dovremmo insieme con l'Europa, l'Italia e l'Europa, poter proteggere i confini italiani, che sono le porte verso l'Europa. Va bene. Grazie. Benissimo. Mozione d'ordine. So che c'erano alcune domande da rivolgere ai nostri relatori. Ci sarà spazio solo per una o due domande. Se chi voleva fare le domande invece non vuole più. C'era qualcuno che voleva fare le domande? No, benissimo. Allora non mi resta che concludere questa. Prefetto Morcone, sì. Allora, mi resta semplicemente da concludere questa sessione ringraziando i nostri ospiti, ricordando una piccola nota pro domo mea. Io sono un giudice, è importante che dopo la fase dell'investigazione e delle indagini si concretizzi il risultato attraverso i processi. Per questo ci vogliono talvolta anche semplicemente dei piccoli passi. Pensate ai giudici. Qualche adattamento legislativo, per esempio, raccolgo l'assist del procuratore Roberti, quando ci siamo trovati ad affrontare il tema del riconoscimento della giurisdizione italiana e dell'esercizio dei poteri coercitivi in alto mare, ci siamo letteralmente scornati in due giorni, che sono i giorni assegnati al Tribunale del Riesame, nella interpretazione dell'articolo 6,2 del Codice Penale e dell'articolo 8, paragrafo 7 del protocollo addizionale di Palermo sul traffico dei migranti. Quest'ultima norma pattizia internazionale non adattata nell'ordinamento interno. Ciò non di meno la magistratura, come spesso succede, per vie interpretative, richiamandosi ai principi, ha elaborato uno schema che è stato suggellato dalla Corte di Cassazione. Ma poi ci vogliono grandi passi. Quello che facciamo noi, come spesso dice il procuratore Salvi, è una goccia nel mare, ma anche un intervento importante come Mare Nostrum, che è stato uno strumento esemplare, perfettibile, ripetibile e ampliabile di soccorso e accertamento dei reati, non è risolutivo. Basta pensare all'affondamento il 9 settembre del 2014, volontario, che abbiamo visto ieri nelle immagini del video della questura di Ragusa, di un barcone, affondamento volontario di un barcone di migranti da parte della nave madre che le aveva appena trasbordati. Occorre governare questo fenomeno. Pensiamo alla domanda più inquietante di tutte: come dovrebbero venire i migranti se anche noi abbattessimo il fenomeno dei trafficanti?
C'è un modo di arrivare legale e sicuro, visto che una alta percentuale di loro ha diritto poi alla protezione internazionale? Non dobbiamo avere paura, secondo me, di regolare un fenomeno, dobbiamo avere paura di un fenomeno sregolato, perché il fenomeno sregolato permetterà alle organizzazioni criminali di insinuarsi in essa, con costi umani e alla fine anche economici, secondo me, più alti.